Ci siamo, finalmente ci sono soprattutto, ecco perché questo è il discorso. Buonasera, bentornati, benvenuti a Studio League. Mi fa, devo dire che mi fa proprio un'impressione stranissima questa cosa che non c'è il mio... Ecco, ti hanno detto che devi stare fermo. Non comincia, allora, non cominciamo. Non devi mettere la tua faccia qui. Va bene, perfetto. Che cavolo, te l'hanno detto 800 volte in regia. Dicevamo, sì... Studio League, format di approfondimento su League of Legends. Devo dire che mi fa parecchio strano essere qui, perché non ho il mio sfondo solito a cui sono abituato, non ho nemmeno la mia strumentazione. Qui ovviamente c'è un upgrade non indifferente in tutto questo. Come vedete in sovraimpressione sono Francesco De Giorno Lombardo, il vostro esports reporter preferito. E fin qui direi che come sempre, però appunto, sono dal vivo, esisto. Revive ci può confermare? Confermo. Partito un pizzicotto nel caso tu stessi sognando? È tutto vero, fantastico, eccolo qua. Gli ho toccato anche i piedi. Il nostro becchino, come potete vedere, dall'occhiale nero, tutto nero, perché giustamente con 38 gradi fuori. Sono un nuovo cantante. Con 38 gradi fuori lui si veste tutto di nero, perché è giusto così, giustamente, tra l'altro. Per forza. L'avete intravisto. L'avete allora. Visto? Eccolo qui, adesso ci siamo. Ciao, signori. Mi guardavo diverso. ovviamente non è Vischio, ma oggi qui con noi abbiamo, suppongo che sia ancora, almeno fino alla fine dello split, head coach appunto degli atleti eSports, il nostro carissimo Foma. Come va? Tutto bene. Hai visto, ti abbiamo inseguito per tanto tempo, ma evidentemente ci volevo io di persona per averti qui con noi. Sì, forse devi avvicinarti leggermente, ok, così va meglio. Sono dei buoni microfoni, però forse oltre il metro non arrivano a prendere poi la per voce. Per questo sono buoni. Perché hanno un gain così basso. Hai visto qualcosa la sa allora? No, non direi che sì. Allora, Foma, ti abbiamo qui con noi, giusto i primi 5-10 minuti, non vogliamo esagerare. Però allora che dobbiamo. Vedi perché poi la gente non vuole venire. Comunque, ospite. Io vorrei dire una cosa alla regia. È meglio se la tirate più stretta la visuale di Diogeo, perché potrei impazzire. Io lo chiedo per piacere mia mentale. Ora sistema, non ti preoccupare. Grazie, non perché ti preoccupare. So che sono qui. Eccolo, perfetto, fantastico. Ok, grazie. Modo, molto meglio. Si sistema da solo. Grazie Spino. Perfetto, fantastico. Allora, dicevamo, dai, non vogliamo fargli perdere troppo tempo, anche perché è stato uno split pesante, è stata una giornata intensa e tutto quanto. Foma, vengo a chiederti ovviamente le tue considerazioni su questo SARM split, come è andata dal tuo punto di vista. Diciamo che abbiamo vissuto vari tipi di problemi a livello mentale. Diciamo che tutto è kind iniziato da quando abbiamo preso il Covid, dico. E sicuramente per the players europei farsi la quarantena in un paese straniero non è il top della mentalità. Che erano tutti qua, se non sbaglio, praticamente. Sì, a inizio split almeno. Mm-hmm. Esatto. E poi i players che hanno ricevuto il Covid erano Gabbo, Mighty, Balu e Evan, che si sono dovuti fare la quarantena qua, mentre io, Enz e Xonix siamo dovuti ritornare a casa per questioni di salute. Per evitare, il contagio. Dopo Xonix non l'ha evitato. Non l'ha evitato. Si è beccato a casa. Noi ridiamo e scherziamo semplicemente perché tutto poi è andato nel migliore dei modi, nessuno ha avuto cose troppo gravi, quindi almeno per fortuna da questo punto di vista. Quindi giustamente poi la cosa che magari ha anche fatto il suo è che non è che l'hanno preso tutti nello stesso momento, ma a scaglioni, magari uno dopo l'altro, e quindi si è dilungato il periodo in cui non eravate tutti al 100%, questo è il problema. E poi penso che col meta attuale, ecco, perché questo penso sia anche un altro fattore, ci sia stato tra lo Spring e il Summer rispetto agli ultimi anni, c'è stato uno dei meta shift più ampi forse che siano mai esistiti, ma secondo te perché hai avuto di mezzo la durability patch. Esatto, ma, sì, ma questo comunque infatti ha influenzato anche i teams che hanno vinto nelle altre leghe, come esempio bravissimo Fnatic, ESO, esatto. I Gamer Legion in Germania, infatti un grande applauso agli LDLC per aver fatto ancora meglio in questo split. Gli unici forse che sono almeno nelle Major League o comunque nelle più importanti che sono riusciti a mantenersi. Poi anche i G2 Esports che hanno avuto il loro momento disastroso dopo aver fatto bene agli inizi degli LEC, hanno avuto il loro momento disastroso verso
quest'ultimo periodo e soltanto ultimamente si stanno riprendendo. Esatto. Diciamo che questo cambio ha influenzato moltissimo i team che sono usciti vittoriosi dalle loro leghe per poi doversi ritrovare a reimparare tutto quanto anche a, con meno tempo a disposizione di altri team che invece non hanno competuto negli MSI o negli EU Master. Esatto. Per altri team. Anche e perché poi... una cosa è se fai un cambio di questo tipo a novembre, quando all'inizio della season manca poi un mese e mezzo, se invece lo fai a quando era fine maggio, inizio giugno sostanzialmente, diventa un po' un problema avere il tempo per sì, diciamo tra Spring che... e Summer. Nel senso, da Riot io queste cose un po' ci ragionerei un attimo nel mettere una patch così pesante. Non è una patch, era un'altra season praticamente. Sì, fondamentalmente sì. Che poi anche tutti i vari cambiamenti che ha portato non tanto la patch ma anche il dopo patch, no? Perché poi c'è stato il ribilanciamento di alcuni champions, sì. Il ribilanciamento di altri champions, e è diventato un bel casino. Onestamente non è veramente actually tanto una scusa il fattore cambio del meta, perché alla fine comunque beh, dei siamo fattori. Dei professionisti e dobbiamo adattarci. Certo. No? Però sicuramente ha avuto una sua bella parte, un impatto su questo. E Foma, io l'ultima cosa che ti volevo chiedere, chi vince lo split? Questa è una bella domanda. Ah sì? Perché io cioè, per scontato i match. Io dopo per scontato i match, ecco, questo è, per questo mi stupisce la tua reazione. Tu vedi comunque qualcosa oltre i match? C'è possibilità di vedere qualcosa oltre i match? Sì, io penso che gli outplayed possano dare la loro parte e onestamente penso che sarei sorpreso se i Cyberground rendessero la serie contro gli Outplay at the close, perché non credo che abbiano le carte per poter fare bene in questo playoff contro di loro. Ho capito, sono animali da best of one sostanzialmente, da come abbiamo visto i Cyberground. Una mia opinione diversa, sì. Diciamo, uh-huh. Cioè, secondo me neanche animali da best of one, secondo me ci sono stati dei vari fattori che hanno portato al loro successo nella okay. seconda parte dello split, uh-huh. E non credo che possano replicare questi fattori per i playoff. Infatti arrivando durante i playoff era lettura comune, non soltanto la mia ma anche quella di molti addetti ai lavori, uh-huh. O anche player professionistici, che sicuramente era il playoff più difficile, veniva da Cyberground. Ok, perfetto. Foma, io ti ringrazio enormemente, complimenti comunque per tutto lo split fatto, perché... Complimenti? No, complimenti vanno fatti, perché non era scontato tornare in top 4, una squadra che vince, sai, non sempre riesce a riconfermarsi in un certo modo. Avete anche rischiato di non andare ai playoff, invece quindi alla fine ci avete fatto anche con una vittoria importante contro i Cyberground, quindi... Per me, poi sicuramente voi, tu, squadra, intendo, sarete sicuramente ipercritici, nel senso che la squadra punta sempre a vincere. Io però devo dire che dall'esterno, secondo me, i complimenti per quello che è stato fatto vanno fatti, soprattutto per tutti i fattori che sono intervenuti durante lo split. Riuscire a gestire una cosa di questo tipo non è assolutamente semplice, a mio avviso. I mean, diciamo di sì, ma anche di no, perché alla fine... com'è vero che noi abbiamo avuto i nostri problemi, anche altri team hanno avuto i loro problemi. Sicuramente. Magari possono aver avuto pesi differenti, no? Perché magari gestire delle tematiche interne al team può essere differente che gestire una emergenza Covid, giusto? Certo. Però come ho detto prima, va bene. I loro problemi. Va bene. Sono tu sei d'accordo? Qualunque cosa abbia detto. Sono d'accordo con l'opinione di... Poco fa ha detto che c'era troppa top gap, purtroppo negativa però. Di questo ho qualche dubbio, non sono d'accordo, però nel senso, se vogliamo... Mi hanno detto, tra l'altro, Lucellino mi ha detto che qualcuno si è lamentato della tua build su Shyvana. Vuoi dire qualcosa in diretta mentre siamo qui? Che io non ascolto l'opinione dei random. Ah, ho capito, perfetto, fantastico. Grazie Gabbo per la tua presenza, sei stato gentilissimo. Va bene, Foma, ti lasciamo andare, ti ringrazio ancora una volta. È stato un piacere. Ci vediamo al prossimo split. Grazie per essere passato. Mi raccomando. È stato un piacere a me. Buona trasmissione. Grazie, caro. Ciao, bello. Foma Digievolve. Beh, insomma, mi sa che non è un evolve, è una digivolve. Digivolve. Cretinemon. Eccolo. No, dai. No, Cretinemon, no.
Vischiomon al massimo, una cosa che del culo, genere. Culo, come disse Revil. Vischiomon. Ciao Vischiomon. Grazie. Salve. 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 Buonasera, buonasera signor Vischio. Buonasera, buonasera. Allora, è finito lo split almeno per gli atleta. No, è finito lo split, basta. No, non è finito. Ma no, che stai no, dicendo? No, non è finito. Ah no? Sì. Sì, non era la finale, vedi. Non andate all'European Masters. No, sì. No. Sì, sì, sì. No, solo due slot al PG Nations. Ah, non quattro? No. Sai che avevo capito male? Mi sei confuso Vischio? Con i mondiali. Ah. Che hanno dato quattro slot all'Europa. Però adesso il Nelsini ne ha quattro. No, Nelsini ha tre. Ne ha tre, Flo. Ah, ne aveva due, è vero. Ne aveva due. È vero, Nelsini, cioè, finalista per due volte consecutive. Due slot. Invece no, finalmente ora che scorso split dell'European Masters hanno fatto cagare, mm-hmm, e invece gli hanno dati tre, adesso ne hanno dati. Tra l'altro a spese di due regioni. Ultra perché Liga? L'Ultra Liga ha uno slot in meno in assoluto. La Grecia se ne che ne aveva uno al group stage e uno al play-in, solo play-in. Tutte e due al play-in. Unlucky Grecia. Vabbè, d'altro ma i prossimi siamo noi. Ma la domanda, Se continua, cioè se devono dare uno slot a qualcun altro, i prossimi da sacrificare o siamo noi? Entrambi o... ci mandano tutti e due i play-in. Siamo rimasti in due che abbiamo uno slot al group stage e uno ai play-in, se non ricordo male. Siamo noi e il Portogallo. Il Portogallo ne ha no, il Portogallo già prima mi pare che ne aveva due direttamente play-in. E il secondo non mi sto ricordando. Siamo noi e un altro. I prossimi sono le BL. Ciao Elvis, ciao ragazzi. Ora vi possiamo leggere. Ne hanno due. Ah. Uno group stage e uno play-in. Ah no, allora forse siamo salvi, perché sicuramente i Balcani fanno sempre peggio di noi. Quindi i prossimi che saltano sono i Balcani. I prossimi che saltano sono i Balcani. Riesci a leggere la chat? No, ma non mi interessa, cioè, ah no, invece no. Sì, invece sì. Infatti Elvis Powell, vedi, conferma quello che stavo dicendo. Dice, guarda che c'è Avataro che sta per partire per l'Irlanda. Ah, oggi va, se lui c'è i soldi Avataro. No, si brucia i soldi, si gode i soldi. Ah, i soldi. Vabbè, quando ci sono, ci sono. Che ci vuoi Enrico, fare? Enrico. Avatar, ciao Parzi. Mica fa esports lui, certo che ce li ha i soldi. Ciao Revi, sei bellissimo. Ti seguo da quando cantavi i miei particolari. I miei particolari. Che scusami, che non. È una canzone di. Grazie Parzi, ma non so. Di? Non so, è ultimo, non assomiglia un po' ultimo. Sì, lui assomiglia a ultimo. Sono ultimo? È un po' sì, secondo sì, me sì. Sì, in progresso sono ultimo. Sì, è ultimo. Non so se si sente quando parla sì, da sì, sì, si in progresso sono ultimo. Fantastico. È vero, siete pure ultimi perché avete perso con i login. Io non devo fare così perché ho la fede, quindi se faccio sì, così se lo faccio tavolo, io spacco il tavolo. Lo so, però devo fare attenzione. Allora, grazie Parzi. Dicevamo. Vabbè, il tempo fa è stato presentato a Sanremo durante il Pro Grow. Esattamente, è vero, è vero, è vero. Senti, ma quindi questo split invece voglio sapere da voi, sì, che l'avete castato. Uh-huh. Partiamo da quello del PG Nationals, se quello è più in grado, che c'è poco da dire. C'è poco, molto poco da dire. Mi spiace, sicuramente. Sì. Però partiamo da quello che è andato meno peggio, ecco. Ok. Voi che l'avete castato, com'è stato il vostro summer split degli atleti? Il vostro summer split del PG Nationals? Non necessariamente per gli atleti. Chi deve rispondere prima? Chi vuole? Chi se la sente? Chi è più pronto in questo rispondo momento? Rispondo io. Vai, rispondi. Molto prima. Divertente. Lapidario. Rispondo sì, io. Perché? Perché siamo arrivati, come nei film, al fatto che abbiamo giocato l'ultimo game dell'ultimo day che determinava il nostro arrivo ai playoff. Esatto. E quindi io ho sentito moltissimo la partita contro i Cyber. Con una responsabilità grande. Perché campione in carica, dici che fa? Esco, non faccio manco playoff da campione in carica. Mentre mi stavo preparando per castare la giornata, ho fatto, diciamo, mente locale. È stato molto emozionante perché ho detto: cazzo, questo è il nostro ultimo giorno, dobbiamo vincere. Se vinciamo, andiamo ai playoff. Cioè, ci sono tante cose che si susseguono. E quindi ho avuto questa carica solo durante i playoff dello Spring. Ok, ok. Okay, perché poi non è stato un. Anche perché giocavate contro i Cyberground, contro i Cyber, che voglio dire, non è che dici insieme sto giocando contro l'ultima in classifica, vabbè, me la cavo facilmente. E quindi l'ultimo pezzo soprattutto è stato un vediamo i Samsung che fanno, oddio, vediamo gli OP che fanno, oddio. Tra l'altro c'era anche questo discorso che i Samsung giocando prima, se vincevano, esatto, voi già avevate finito. Esatto. Nemmeno io, anche io, giocando facendo quello che volevate. Io tutto questo immagino, diciamo, che l'ho vissuto anche con i player.
Certo. Perché io la partita con i Samsung l'ho vista in salotto con i ragazzi. Ragazzi, come l'hanno vissuta quella partita? Perché all'inizio stavamo sul divano a fare copium. Non so se sai che significa. Io sì, non so se in chat lo sanno. Ok, vabbè, copium è quando dice te stesso. Illudi di qualcosa. Illudi qualcosa, esatto. Esatto. E quindi stavamo lì un po' tristi, un po', no? Speriamo che i Samsung facciano qualcosa. Man mano che il game andava avanti, prendevamo sempre più piede con l'eccitazione. Esatto. E quindi era molto divertente. Poi vedere tutti quanti, io urlavo let's go Samsung, Mighty che diceva ok, they are too strong, no, le cose che dicono loro. Niente, cose che dicono, fermo, tranquillo, tu no, fai, sono io. Quando, allora vedi, ti devo spiegare, quando succedono queste cose tu devi far finta che non sia successo niente, tu non hai sentito niente, far finta di nulla. Lui smette, sì, cioè, capito? No, perché si guarda pure già, aspetta, cosa è successo? No, vai avanti, perché vai avanti. Capire, quando si c'è bugga un vischio in casa, ma non era una mischiata questa, era un passaggio, se non ero io semplicemente. Okay, quindi niente, è stato molto bello, okay, quindi l'ho vissuto sia da un lato che dall'altro. Mm-hmm. E infatti secondo me il game che ho fatto con i Samsung, scusami, con Cyberground, è stato uno dei miei migliori cast. E ve lo consiglio da recuperare, perché ci sono quei momenti in cui sembra che i Cyberground stiano ribaltando la partita. No, che mai è successo. Mai successo. Che si sente proprio e quindi il trasporto. Vedi che prendo il game sia dal punto di vista di tifoso, che da caster, che da tifoso di nuovo. Esatto. Ma questa è una cosa interessante, Vischio, vengo da te. Sì. Perché io ti chiedo la tua esperienza nella vera, a parte la tua esperienza da caster. Beh, in effetti. Giusto, cioè, non ho finito, sei un caster a tutti gli effetti ormai. Ma io voglio chiedere, ma sei effettivamente hashtag un color o sei un accompagnatore di un PvP? Sono cosa un accompagnatore di un PvP. Ok. Sono okay. Un escort di un PvP più che un accompagnatore di PvP. Una quasi una geisha. Sì, sì. Sostanzialmente una geisha. Perfetto. Grazie per questo controllo grafico che faremo subito. Esatto. Giustamente così. Dispenso consigli così al volo, suggerimenti. Ma l'altra cosa che ti volevo chiedere, quindi sì, il fatto di lasciare alle squadre la possibilità di trasmettere le partite in streaming, quindi fare il co-streaming delle proprie partite, è qualcosa che può funzionare davvero? Cioè, tu hai sentito anche quando castavi il fatto di sì, essere un caster di parte perché stai commentando sì, la tua squadra, però comunque lo fai, cerchi di farlo in maniera anche professionale. Certo, sì sì sì, cerco di l'essere professionale significa limitare la persona che hai accanto il più delle volte, perché se da una parte c'è un totale cattiveria, bisogna limitarla, e quindi sì, cerchi sì, di essere il più professionale possibile. Io sono cattivo. No. Se ti dipingono così. Sì. Ma quello che ti volevo chiedere, volevo leggere due cose. Vai. Cose, perché c'è Avataro che ha detto proprio: ragazzi, abbiamo l'occasione di poterci sfogare contro Dogemo, diamogli sotto con la nostra accoglienza. Esatto. E quindi c'è un tanto di cappello e un parla corsivo. Ma no! No, non voglio quello. Quello? Sì, per vabbè, forza, scusami. Ma proprio vengo qui. No, ora capirete perché. Giustamente sono a Roma. Aspetta, cioè, che non l'anno posso. Prossimo con streaming OP con Brizz e Revi. Ah, cioè, mi stai benciando così? Ecco. Così funziona? Ecco. Ora parla in corsivo, Ah, mio. Esatto. Sta pure bene perché ti disegna bene il volto. Come si dice, Colosseo in Colosseo? Giusto. Comunque io non avevo finito la mia parte. Gladiatore. Manco per il cazzo, perché ero arrivato a entrare ai playoff e ti ho detto: ah, ok, Vischio, ci sono anche i playoff. Ma, ok, ma con calma, cioè non è che posso darti 20 minuti e parli solo tu. Fai fare a me, fammi fare il mio lavoro. Scusa. Perfetto, grazie. Rimettiamolo un po'. Perché da casa non posso farlo, ma una volta sto qui. Va bene. Anche perché appena sbaglio. Subito. Perfetto, fantastico, vero. Molto vero. Abbiamo anche un sacco di oggetti utili. Ottimo. Vischio, quello che ti volevo chiedere sì, è soprattutto soprattutto che tipo di community si è creata facendo il co-streaming? Perché si ho visto che si è creata una community, perché uno potrebbe dire: vabbè, vengono due, tre persone. È vero, no, è vero. Le persone, questo comunque non si fissa. Non bene. Si legge perché è stato pagato 4 euro dal cinese. Ah, quindi non è manco romano. Non è proprio romano. No, è un po' più lomano. Cina. È lomano di Cina, va bene. Okay. Lomano di Cina, vabbè. Comunque, va si è creata, sì, è vero, si è creata ed è una cosa che mi ha reso molto felice, perché non solo la gente veniva qua per vedere una partita, la gente veniva qua anche per interagire
interagire insieme a noi, che è una cosa che abbiamo sempre voluto portare di differenza rispetto al, al casting in PG. Quindi noi abbiamo la chat. Noi abbiamo la chat, anche loro hanno la chat. Anche loro hanno la chat, però, noi usiamo. Però è anche vero che da caster, cioè caster ufficiale, non puoi stare appresso alla chat. Esatto, non, esatto, non esatto. Quindi fare. È come se tu raccontassi la partita, vivessi la partita direttamente con... Io non so quale devo guardare lì. Con quella rossa. La luce, cioè lo so pure io, dove si accende rosso tu guardi. Hai ragione. Se invece... sono due split che glielo dico. Niente, non c'è, tu devi vedere quanto è frustrante quando abbiamo... Vabbè, questo è girato, ovviamente, qua siamo in due. C'è la luce verde, che vuol dire che non sta riprendendo, lui guarda la luce verde. E io lo vedo perché qui, come puoi vedere, il contrario del semaforo, ricordiamocelo. Perché io qui lo vedo che lui guarda la luce sbagliata, perché qua ci sono tutte le riprese. Sono massimo decimo meridio, no? Come mi faceva? Sì. Comandante sì, della... delle legioni Felix. Non la leggono proprio perché non c'è, la vedono solo in regia. Sì, ma non la leggono perché non ce l'hanno davanti, ma perché giusto perché così. Non avrebbe senso leggerla, no, ragazzi. Ma, è la prima cosa quando io... Qualcuno non lo sa, sicuramente non lo sa, ma io ho fatto un po'... Cioè ho fatto un paio di eventi da caster, uno in particolare con Sarengo, addirittura, nel 2016, pensate un po'. Ho fatto da color caster a Sarengo, non andate a cercare quella live perché non vi volete male. Ho fatto io da caster. Ovviamente la prima cosa che è stata detta, mi è stata detta subito, mi raccomando, non leggere la chat. A parte che ti distrae, certo, ti influenza. Soprattutto se dici una cavolata poi, perché magari se tu dici una cavolata mentre fai lo streaming non te ne rendi conto, e poi vabbè la recuperi dopo, ci studi sopra in modo che non la rifarai mai più. Invece noi sulle invece cavolate tu la leggi, no, ma noi sulle cavolate ci costruite la puntata, lo streaming, tutto streaming, quanto giustamente, noi sulle nostre cagate lavoriamo. Però quando è una cosa più familiare si può fare, certo, giustamente, certo, ma è questo, è il bello, il bello del co-streaming è questo. Anchor King ci fa vedere che finalmente sono uscite anche le emote di Free Gambling, che è il meme che si è creato nella chat di PG. Sono felice di questa cosa. E Avataro Degemo pensa che devo ancora cazziare Vischio per le bette, che ti aspetti che sappia guardare in camera. È quella. Cambiategliela, cambiategliela. Ecco. Vabbè, ma qua non mi si vede, quindi non è quello che... è per capire i riflessi, no? Tra l'altro mi è piaciuto tantissimo uno degli ultimi tweet di Gambling, in cui è andato davanti alla sede di Webidu a gridare Forza Desire. Sì, ho visto. Non è un meme, la nostra battaglia. Giusto, okay. giustissimo. Lo stile di vita, va bene ragazzi. No, comunque parlando di quello che si è creato, tutto quello che si è creato, da una parte abbiamo avuto anche sostegno di persone che in un certo senso si sono affezionate alla squadra, non solo per i personaggi e i giocatori che ci sono, che sono comunque talenti che conosciamo, ma anche in un certo senso, seppur in versione ridotta, anche a noi. E ci ha fatto piacere vederlo, anzi, devo dire la verità, ho notato anche più volte che l'account di PG Esports LOL stava in chat. Attenzione, signori. C'è qualcuno che fa... Che ci guarda. Che tiene un piede in due scarpe. Sì. Devi sapere, Degemo, quando torniamo a casa, io e Vischio, facciamo... Vabbè, a parte quello. Esattamente, ma... quando torniamo a casa facciamo più o meno un riassunto e chiacchieriamo su quello che abbiamo fatto. E mi ricordo... Mi date un feedback? Sì. Come i veri professionisti. Sì, tra un bacio e l'altro. Ci diciamo. Beh, Vischio ora mi dice... non è per cosa, ma non è che uno si può allippare per tutto quel tempo. Che te l'ha detto? Ho tra l'altro utilizzato appositamente un termine non autoctono. Non lo sa che vuol dire. Lo so, io faccio a posto. Nel termine autoctono. Io ho la mia personale interpretazione di cosa succede nel cervello umano quando succedono queste cose. Cioè, io immagino che nel cervello ci sia in realtà una scimmietta. Mi sente le scimmiette quelle che tipo fanno sì. Chiare, tipo quella di Jinx, anche sì, volendo, sì, no? Sì, certo. Che però vive sopra una sedia con dei razzi jet e si muove all'interno di una libreria circolare. E il cervello, okay. In cui ci sono tanti cassetti. Quindi, quando deve andare a cercare una cosa, sale, scende con i razzi jet, apre il cassetto, prende quello che gli serve. E nel momento in cui trova invece, cioè non sa dove andare a pescare perché non c'è. Quindi si blocca. Perché si blocca il cervello? Perché la scimmietta a un certo punto non sa che
Che devo fare? Dov'è? Non sa qual è il cassetto. I razzi si spengono. Lui inizia a fare. Nella vita normale, chi cazzo usa autoctono? Un sacco di persone, Revi. Le persone di cultura. Comunque c'è Yes Gambling anche qua. Quindi io lo saluto. Sono tentato di bannarlo. No. Ma così è venuto anche l'altro giorno. Devo ringraziarlo. Tra l'altro, lunedì era anche sulla chat di BeyondPG. Perché abbiamo ospitato Counter. È venuto Counter. E chiaramente c'era, scherzo. E c'era anche Gambling. Mi ha fatto piacerissimo. E se c'è anche oggi mi fa piacere ancora di più, ovviamente. E quindi grazie per essere qui con noi. E tra l'altro, questo in realtà è un altro discorso che si potrebbe fare, perché nel senso, ci sono forse nella chat di PG Esports di PG Esports LOL, sì, delle, non so, dei comportamenti che potrebbero essere sistemati un po' meglio da parte dei mod, nel senso... No, davvero? Flame? No, Flame va no, bene. Non è un Flame, è una critica costruttiva, nel senso è un consiglio, un suggerimento. Secondo me alcune cose potrebbero essere sistemate, vero, leggermente meglio. Vero. Gestite più che sistemate, ecco, gestite leggermente, vero, meglio. Senti, leggo al volo anche perché volevo citare questa cosa. Sì? A parte Toxic Soul, sono contento che un player non ci sia in più in PG. Chukai, ok. Ciao Charlie, ma quanto siete belli tutti lì, grazie mille. Ciao Charlie, chi Charlie è? Charlie Replayman o Charlie la nostra amica Caster? Chi è l'altro Charlie? Replayman. Chi è Replayman? Charlie Peppe. Ah no, è Charlie. Charlie Peppe, tra l'altro, scusami, è guarito. O meglio, si è negativizzato. Welcome back. Se ancora sintomi. Comunque, sicuramente, quindi, senza problemi, ci sarà. Devo rispondere! Charlie è! Ci sarà. Yay. La Caster. Ehi, hey. Oh, ok, grazie. Ci sarà quindi per la finale di Nationals il 7 agosto. Anche perché abbiamo visto ieri, se non ci sei tu, Charlie. È un po' un casino. Un po' di tutto. Succede abbiamo un po' di fatto tutto. Una solo kill su 19 minuti che ci hanno toccato ovunque. Toccato, sì, mi sì. piace. Tocca perché stavo per dire un'altra cosa. Sì. E non l'ha fatto venire. che era la solo kill di Tomica. Vero. Senti, poi avevano. A parte, poi arrivò anche ad Avataro. Ma aveva chiesto Toxic Soul. La vera domanda è cosa c'è scritto sulle tazze delle scrivania. Allora, vai, iniziamo con quello di Vischio. Qua te voglio. Bella de casa. Con, Vischio non ha capito che va fuori focus se fa così. Va bene, c'è scritto Bella di casa, c'è scritto come si pronuncia. La traduzione è Beautiful Home, lit Roman Loving Nickname. When you go visit your grandparents after a while. Prese, suppongo, dall'account Instagram di Romy's More. No, ce le ha portate Romy's More. Ah, ve le ha portate proprio? Sì. Cioè, nel senso, sono le frasi che posta, i modi di dire che posta. Certo. Bionda, no, come si chiama? Bionda sulla smart, sì. Sì, esatto. È venuta qui? Sì. Ma che figata, ma che ospiti fighi che avete? Ma porca miseria, stare fermo, non hai capito? E vabbè, bella di casa qua. Poi abbiamo le altre. Un cagarcazzo. Questo che... è un evergreen. Sì. Do not shit my dick. Roman way to say don't break my balls. Sì, perché ovviamente mettono il modo di dire, l'espressione in romanesco, si chiama traslitterazione, certo. La fonetica, diciamo, di come si dovrebbe pronunciare, sì. E poi il significato in inglese, perché in realtà è un qualcosa che si rivolge a un pubblico straniero. Eccolo, ma guardate che bello, guardatelo che figo. Testimonial. Questo potrebbe essere il testimonial. Bello, fantastico. Cagarcazzo. Bait. No, ma guarda che lo devi fare un po' più cattivo. È un cagarcazzo. Un cagarcazzo. No, non devi andarci di gutturale, che si sente. Devi lasciare andare. Lascia andare. Un cagarcazzo. Cagarcazzo. Bravo, meglio. E io c'ho una cosa che non so come si pronuncia in realtà. Come perché no? Non so se è l'allero. Oppure se l'allero. Infatti, lo so. Però c'è anche l'allero. L'allero, lullalà. Quindi la tua scimmia ora stava cercando. Esatto, era in pappa. Stava con l'accento tipo la giustava, acuto. No, vabbè. Non sapeva esattamente. Revil, basta con la polvere di fata, se no vedi che occhiai. John, io è presente gli occhiali che ho io? Ovviamente ce li ho per citare. Ultimo. No, Itachi. Ok, va bene. Ok. Quindi Revil sa cosa significa gutturale, ma non a No, non credo neanche sappia che cosa significa gutturale. Non so che significa gutturale. Però probabilmente è un po' una. Cioè, si capisce in un certo senso. Sì, gutturale, è un po'. No? Ovvio. Sono semantico. Sì, esatto. Onomatopea. Sì. Quasi onomatopeica. Senti, parlando di quello di prima, invece, volevo citare il messaggio di Avataro e il messaggio anche di Parzi. Perché Parzi ha detto: io sono un hater vero e proprio perché sono nel co-streaming di Ate e non nel co-streaming di OP.
E questa è una bella cosa che ho visto. Sono molto contento che sia passato Parzi. Ma Avatar ha detto: qui abbiamo anche Parzi, il Gator, mio fratello, che si abbonano al canale. È vero, cioè, figurati. Perché è successo. Se riuscite a far abbonare gli hater al canale, è successa la cosa più bella di sempre. Io mi sono alzato, ho dovuto fare un applauso ad Avataro. Ogni fine partita, che andasse bene, che andasse male, c'era sempre questo ragazzo che passava e ci insultava. Ah, molto violentemente. Ah, sì. Sì, sì, ho passato tutto lì, ci odiava tantissimo. Non le leggo più di tanto JT. Le chat. No, vabbè, senza. Lui ci odiava tantissimo. Esiste il streaming di OP, mai sentito, conosco solo Atleta. Mamma mia, mamma. Grazie. Toxic underscore soul. Grazie, grazie. Veramente toxic da questo punto di vista. Comunque. Comunque è a lieto fine questa storia. Sì, è a lieto fine per due motivi. Perché l'ultima volta lui è arrivato, fate schifo su che Avatar fa, senti, ma visto che devi venire qua tutti i giorni, almeno fate l'abbonamento. E gli ha regalato l'abbonamento. C'è i soldi, Avatar 92. Avatar 92, mio fratello. Mio fratello. E poi, quando è finita la serie con gli OP, è venuto e ha detto comunque complimenti per la serie, complimenti com'è andata, bravi tutti, è stato sfortuna. Se invece beccava altre persone, come questo è come quando tu entri in solo queue su LoL, su League of Legends, trovi uno che ti flamma, se tu gli flammi sopra, quello continua a flammare e continua ad afflammarvi, certo, e poi perdete la partita. Esatto. Se invece gli dici no, guarda tranquillo, ma così, qua là... Alla fine magari poi lui vincete pure e ti dice oh comunque complimenti, bella partita, bla bla bla. Lo so, ma che ci vuoi fare? Questa è la solo queue degli streaming. Esatto, esatto. E poi c'è Anchor King che parlava proprio della questione copypasta. Perché nel nostro specifico caso posso dirti che siamo stati 20 minuti prima ogni live a studiare cori che rispettassero le linee guida e per farli anche divertenti venivano bannati solo perché appunto erano copypasta. E adesso io me lo chiedo. Ma io mi chiedo qual è il problema di un copypasta? Cioè ragazzi, voi se andate allo stadio, allora magari non tutti vanno allo stadio, non tutti seguono il calcio, ma se voi andate allo stadio e magari andate a vedere una partita della Juve, e ve lo dico perché la Juve probabilmente è quella con i cori meno originali di tutto il campionato italiano, e lo dico da tifoso juventino, voi sentirete per 90 minuti di partita oh 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 fino alla fine forza Juventus, basta, non sentite altro. E non è che li censurano, poi magari a un certo punto finiscono la voce, però non è che li censurano, quella è la parte bello, voglio dire, finché non dicono lavali col fuoco va tutto bene. Vabbè, ma pure quello è folcloristico. No, no, rischio, mi dissocio. È folcloristico. No, no, non no, ha detto no. Chi, non ha detto no, chi. No, 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 lo dice Gangplank, esatto. Sì. Lo dice Gangplank, è vero. Lavateli col fuoco. È vero, ma quello è un altro discorso. Ora che non hai più... Potrebbe riferirsi a uno dei millemila vulcani presenti sulla faccia della Terra, esatto, per dire. Certo. O al Napoli. Vabbè, no, comunque. No, perché tra l'altro in Italia potrebbero essere due. Cioè, o lo dici ai napoletani, o lo dici ai catanesi. Esatto. Quindi potrebbe essere chiunque. Però, appunto, finché non dici queste cose, non vedo quale sia il problema di un copypasta, soprattutto se non originale. Lo so, ma mi piace accarezzarlo. Anche perché, ripeto, sono allergico al pelo di gatti e cani. Questo invece è sintetico, quindi posso accarezzarlo. No, in realtà abbiamo spellato qualche gatto e qualche. Così, pappaga. Questo colore qua. Sì, un gatto avete... rosso. Ah, un gatto rosso. Proprio. Amici della postale, non è come sembra. Esatto, esatto. Vischio meno 3 ore. Che non hai più lavoro, nerda sulle ranked, niente scuse. Ragazzi, Vischio fra 5 giorni fa 30 anni. Oh, vabbè, mo. Cioè. Fategli. No. Cosa fategli? Facevo lo stesso. Che sta per diventare vecchio, che non ci crede. Facevo lo stesso esempio. E da tifoso della Lazio posso dirti che abbiamo preso numerose multe per i nostri cori. Vero, ma se andate ad inneggiare a un personaggio storico che è apparso in Italia all'inizio del 1922 ed è sparito intorno al 1943. Com'è sparito? Dimmelo, com'è sparito? A testa in giù. Ah, sì, al contrario. Al contrario, sparito. Comunque è normale che possano succedere alcune cose di questo tipo. Però i cori, anche non violenti, beceri o quello come li volete chiamare, sono cori che servono per... No, ma infatti questo è il discorso, cioè fare io, il tifo a modo tuo. Che nella mia ignoranza più pura della gestione di una chat, di un campionato, un torneo, lo chiedo sinceramente, qual è il problema del copypasta? Perché magari prende troppo spazio, quindi non lasci spazio a chi invece vuole fare un commento semplice che non sia... Cioè, ripeto, non ho idea da questo punto di vista come... Cioè, finché non offendi nessuno... Cioè, non lo so. La chat è lì sì o LCS è un...
infatti, la verticale. Infatti, perché non parlare di quelle di Static, di Help Fanatic, Spam Static, Fanatic. Cioè, cosa c'è? Quello di GD Sports com'era? Omega Lul, no, G2, no, Omega Lul, vabbè, qualcosa del genere. Per non parlare di quanto ti sta simpatica la famiglia di Balotelli, quella che si saltelli. Vabbè, comunque, prendendo per esempio la LFL o LVP, per i tifosi sottifosi, fare spam di copypasta. Ok, lì però ad esempio voglio fare un appunto, perché poi lì si supera il limite. Cioè io me ne sto rendendo conto, penso ce ne stiamo rendendo conto un po' tutti con i fan, i tifosi dei Carmin Corp, che... Se voi andate a leggere i commenti sotto gli annunci vari, che sia quello dei Misfits, che sia quello delle liste ufficiali o degli Heretics, del fatto che nelle SI ci saranno gli Heretics e non la loro squadra preferita, i Carmin Corp, se andate a leggere i commenti dei tifosi di Carmin Corp, minchia, quelli sono tossici, forti, cioè, ma una tossicità che io fino a... devo dire che sono, ora se qualche francese sente, qualche tifoso mi viene a flammare se sente questo ma tanto non per ti dire. Capisce perché parlano solo in francese. Esatto, giusto. Je m'appelle François. Senza copypasta, che ti attiva la chat di atleta, che è quella di Gérard Depardieu. Comunque, cos'è che dice? Senza copypasta è più attiva la chat di atleta che quella di PG. Change my mind. Potrebbe. Potremmo fare un confronto, però potrebbe. Però effettivamente, però diciamo che nella devo dire che sono contento in questo momento di non avere ancora i Carmin Corp all'LEC, anche se non è detta l'ultima parola, infatti. Magari dopo ne parliamo. E proprio perché ha questa tifoseria che è violenta, un po' troppo tossica. Sembrano quasi gli hooligans, gli ultra in questo momento di, sì, League of Legends in Europa. Vero, però che belli che sono da vedere. Da vedere, sì. Perché e ovviamente poi quando sono dal vivo sono dei gattini. Certo, vabbè, che tifano tutti dal vivo, sono tutti dei gattini e fanno miau miau, vabbè. Il corpo miau. Che sì, mia Reckless, ti leccherei tutto. Questo l'ha detto un gattino, non l'ho detto io. No? No. Ok. Però, appunto... Bravo, Giornetti. Mi hanno detto di venire a scrivere PM, che non faccio domande, e non le fare. Giusto. Non le fare, non le fare. La parte più bella della chat di PG è quando... Vedi quei sicuro silver massimo bronzo 1 che dicono ma perché pinta quello? No, secondo me sta pagando male. C'è gente challenger che gioca ogni ora, ogni giorno. No, ma secondo me sta sbagliando build e macro. Ma Fragola builda questo, no. Perché questo player competitivo sta buildando questo? Sì, Gabbo è dietro di te ancora. Gabbo, che si prova quando la gente ti dice cosa devi fare mentre giochi? Ma lui non li segue, non lo legge. Non li ascolta. Non li ascolta, vedi? Certo, bisognerebbe dire anche... Impazzirei. Ma va, davvero? Impazziresti. Dimmi di più. Io una cosa che odio quando... Per questo non devi leggere la chat quando casti, perché se dici una castroneria e la chat te lo fa notare, tu poi inizi a castare diversamente male, peggio, perché pensi... Ho detto una cavolata. Anche se la bolla della mamma l'ho detto io, non l'ha detto lui. La bolla della mamma, hai detto? Sì, la bolla della mamma. Vabbè, ma questo è un refuso. Sì, vabbè. Cioè, non è che dici hai detto una cavolata. No. Nel senso che hai detto, attenzione, Shin Zhao con la bolla della mamma. No. Cioè, era comunque Zoe, suppongo, no? Quindi, sì, non mi colpisce durante il cast. È raro che mi raro, succede. È lui che fa la vischiata. Perché non legge. per quello, meno male. Sì, effettivamente riguarda solamente la lettura. Comunque, sì, domani alle 14 su Twitter. Che succede? Chi l'ha scritto questo? Giovannetti, che lancia così banger content. No, che te lo... l'ha scritto veramente. Ah no, no, anche Giovannetti. Ci sarà l'annuncio ufficiale. Di che cosa? L'ha detto Giovannetti, ha seguito Susi. Quindi questi problemi non si li fa. Giusto. Ma in realtà, se qualcuno mi porta delle ottime argomentazioni, io apro la mia mind. Revil non lo sa perché ha sempre ragione. Revil ha sempre ragione, ragazzi. Fra, io ho sempre ragione. Revil ha sempre ragione? No, aspetta. L'importante è crederlo. Mamma mia. Lui? Istu? Ishkistaka? Mamma mia. GIF andrà del contratto. Andrà a passare su sti ponti, Andrea Buzzao. Perdona? Scusa? Che... Acqua deve passare. Ah, quanto acqua deve passare. Grazie, Gambling. Comunque preferisce buona della mamma. No. Giusto. Però, diciamo, tipo, ricordo quando un mio amico, l'ho già citato una volta, se ne venne un giorno con la build di Shyvana, PTA, Gauntlet, e io, parliamo di tanto tempo fa, okay. Quindi quando ancora doveva uscire i metodi, sì. Ma, legit. Vabbè, no, senti, non l'ho mai visto, fammi vedere. Funzionava, vinceva un game dopo l'altro, no? L'avevo visto su internet, detto, vabbè. E io lì mi andai a informare ed effettivamente era la build funzionale di successo.
Però mi ha dimostrato, mi ha fatto vedere che era corretto. Quindi il mio non sapere è stato corretto dal mio amico che mi ha dimostrato con dati. Però ancora non ti sei convinto di Avataro. Questo si chiama scienza. Ancora non ti sei convinto di Avataro che gioca Singa e Giungla. Sicuramente saprò giocare Singa e Giungla, ma non è un pick che... È D2, eh? È arrivato D2. Mamma, come flippa bene, vada. Ma sta flippando la gold. E qui sai che non è più un flip, allora. Alla lunga non è più un flip. Brava, mi sa. Ai mondiali comunque ho chiamato per una giornata intera la R di Amumu, maledizione della scimmia triste. Vabbè, ma ci può stare. Ci può stare. Ah, sono quasi di due, non ancora. Quasi, ancora di tre. Okay. Scusa. Okay. Della mummia triste, sì, infatti. Però per te era la scimmia. Avrei infartato. Ci sta, ci sta, non ti preoccupare. Senti, Elvis prima mi aveva chiesto una cosa molto interessante. Dica, che forse alcuni non sanno perché mi ha chiesto da dove nasce il gemellaggio Machko Carmine Corp. What? Ragazzi, sono beccati in Omaster, hanno giocato contro, i Machko hanno giocato molto bene. Spring Split? Spring 2021. 2021 sicuro, ma era lo Spring, era il primo. Sì. Il primo split in EU Masters mi dei pare Machko. Sì, mi pare il primo split. Esatto. Group Stage. Group Stage, è vero. Group Stage. Beccano i Garmin Corp. 06? No. No, 11. No, no, no. No. 06. No, nel secondo. Nel Summer hanno fatto 06, ragione, ma non c'erano i Garmin. No, non mi ricordo. Vabbè, comunque. Avendo un lag. La scimmia. La maledizione della scimmia triste. Esatto. Però, appunto, beccano i Garmin Corp. E tutti a dire: oddio, contro i Garmin Corp. Tra l'altro, era il primo split di quei Garmin Corp. X-Metti Targa Mass. C'era Adam. C'era Adam, esatto. Synchro of Saker. Il primo split dei Garmin Corp in LFL. Vincono l'LFL in modo pazzesco. Vanno alle Masters, poi lo vincono quelle Leo Masters. Beh, non hanno ancora perso Leo Master. No, sì, uno l'hanno perso. L'ultimo l'hanno vinto. Tre di fila. Tre di fila. Per Spring, Summer Spring. Quindi, eh sì, tre di fila. Tre di fila. Primo e unico team finora a vincere tre, cioè anche a due erano di cui l'unico superstite fino a questo momento è Sagan. Sagan e sì. Sagan uguale Faker, perché Faker ha vinto tre titoli mondiali, Sagan ha vinto tre europei Masters, non vedo differenze. Quindi basta. Per ora. Però secondo me, se Sagan vince il quarto European Masters ora, ai mondiali Faker se lo segna e dice no, sai che c'è, e non posso essere inferiore a Sagan, devo vincere sicuramente fa il quarto titolo mondiale. Second. Sicuramente. E però dicevamo, si beccano e tutti dire ah, e invece qualcuno diceva sì, ok, perderanno, però vuoi mettere giocare contro i Garmin Corp, anche perché giocarono pure bene. Sì. Se andate che ritorno, i fan si innamorarono. Ogni tweet che i Machko fanno in cui vengono menzionati anche i Garmin Corp per un qualsiasi motivo, ha un reach su Twitter che è gigantesco, ma proprio enorme, praticamente, e quindi aiuta. Tra l'altro Garmin Corp che sono sfruttare. Arrivati ai playoff per un pulmino per Milano il 7, dice Susix. Si sono qualificati alla fine, perché io poi ieri sera non ho controllato, c'era l'ultima giornata ieri, se non ricordo male. Sì, hanno perso contro gli DLC ieri. Però sono 9-9 e arrivati sesti. Però precisi, perché gli altri hanno fatto 8-10. Sì, 8-10 Gamers Origin. Guarda quei BDS Academy, il nervoso che mi viene a sapere che lì c'è Crownshot e di là e nelle Sicce dobbiamo guardare X-Metti. Perché non parla di Dream Race, che mi fa impazzire come tra l'altro giocatore. Ha giocato Erdote, se non sbaglio. Sì, perché Dream Race ha avuto problemi personali, quindi ha giocato Erdote, che poi io lo chiamo Erdote proprio alla Erdote. Ma sicuramente come in Polonia, in polacco sarà in un altro modo. Erdote, vabbè, non lo so. Come Erbate, Caressa. Erbate Caressa. Se la giocano con IGW, con i Game World, i Garmin Corp. Fattibile. Tanto ogni sì, ma volta, poi hanno... Ma i Garmin Corp è da 2-3 split che fanno un po' così in regular season. E poi broom. Poi i playoff tirano dritto, anche se su questo split hanno fatto terzo posto, ad esempio. Sì. Poi arrivati all'European Masters. Fanno cose. Fanno cose. Non perché... si sa come, perché c'erano gli LDS, e c'erano i Fanatic che sembravano... I Garmin Corp, scorso split, non avevano vinto quasi un game contro gli LDLC, li hanno trovati all'European Masters e li hanno asfaltati. Fatto perfetto nello split, mi pare, gli LDLC. Sai? Sì, se non sbaglio sì. Forse o perfetto, quasi. No? Comunque stiamo là. O quasi. Pulmino per Milano, il 7 di serie di passaggio per il ritorno. A me sì, Juan.
Io aspetti tu. Ah no, aspetta, no. Ma notizia della settimana, direi che dobbiamo parlarne per forza. Sì, parliamone. Parliamone di Eugemo. Parliamone. Anche se può sembrare un'eresia. Era quello di cui volevi parlare? Di cosa stai parlando? No, no, non era quello. Va bene. No. Misfits. Quello, l'eresia. Cos'è l'eresia? L'eretics. Ah, donna, non era difficile. Quindi sono l'inquisizione, loro. La classica inquisizione spagnola. Artano, io ci sto pensando. Se Giovanetti torna all'otto e torni in macchina, sappi che a questo punto prendo il treno solo andata e ti scrocco un passaggio fortissimo. Mamma mia, adesso sì che ci penso. Che non mi guardare giusto, così. Giusto, giusto, tanto anche se ti lascia Viterbo, per dire, tanto poi è facile. Vabbè, Viterbo c'è, cioè, il regionale, se non costa un euro invece di 60 di Freccia Rossa. Ci sto pensando, in questo momento è più sì che no. Ma non mi è ancora il ticket con la moglie per la bambina. No, 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 no. Quindi che la deve tenere per tutto, no, un giorno. No, no, per due giorni, un giorno, scusa, e mezzo. Sei pronto a sentire solo musica punk, Vischio? Perché secondo te che cosa sento io di solito? No, giusto per capire. Beh, musica punk, ricordo, intervallata da Raffaella Carrà. Dalla grande per Raffaella, forza, Raffaella Carrà. Carrà, mia madre. La più forte dell'universo, Raffaella Carrà. Vorrei dire, sì, infatti, voglio dire, pace all'anima sua, però... Cioè, lo sai che... Sì, lo so. Ok, meno male. Lo sai come me, fuori dal mondo. No, appunto, comunque, notizia della settimana, dobbiamo parlarne necessariamente, perché di quelle clamorose sicuramente l'avrete sentita, insomma... No, non parlo con voi, parlo con la Io parlavo chat con Artano dicendo... No, va bene. L'avrete sicuramente sentita il fatto che non vedremo più i Misfits nel 2023 in LEC. E manco in LFL. E manco in LFL. Andiamo per gradi. Nel senso, vabbè, per gradi. L'LFL, vabbè, possiamo parlarne o non parlarne. Nel senso, chi prende il posto? Ma chi prende il posto? Non lo sappiamo. In LFL non lo sappiamo. In LFL non lo sappiamo. Non lo sappiamo assolutamente. Ho anche chiesto a contatti francesi che ho, ma non si ha ancora nessuna idea a chi potrebbe andare. Anche perché quello dell'LFL credo che sia semplicemente una conseguenza inevitabile dell'abbandono dei Misfits di League of Legends, no, almeno in Europa. Poi vedremo se potrà in qualche modo cambiare qualcosa. Bisogna anche capire quali possono essere almeno i motivi dietro questo addio di fatto totale a League of Legends in questo momento. I Misfits che hanno venduto, ricordiamolo, agli Heretics 40. Non tutto il pacchetto. No, questa è una cosa. Perché vedi, non se ne sono andati in realtà. Si tengono del tutto. Il 20%. Bravissimo. Che cazzo ha significa? Letto. Se l'è letto. Hai visto? Ma sì, ma io non ho capito. Stavo scrivendo l'articolo ieri. Io non ho sapendo che cazzo. A parte, io parlavo ad alta voce. Facile, rischio, non mi togliamo i crediti. Ma 20% dello spot, che minchia significa? Che la, cioè, proprietà, un player è loro, non so, no, che cazzo, no, si dice. La no, non è una proprietà sui giocatori, sullo staff, ma lo slot ha un proprio gaming e dall'altra parte l'80% invece sarà degli Heretics per un motivo ben preciso. Non poteva, cioè, i Misfits, cioè, o meglio, tante squadre, diciamolo, secondo i vari report almeno, Heretics, Carmine Corp, Koi e Giants e... E TSM, sì, TSM. Volevo tenerla prima, ormai diciamo le TSM, il report di questa notte. E TSM si sono informati con i Misfits quando hanno saputo che i Misfits erano intenzionati. Vabbè, perché diciamo, tu che fai? Inizi a far spargere la voce, non dice a dire, ah, fai arrivare la voce che potremmo essere interessati a vendere. E allora qualcuno si propone, cioè, non è che inizia una trattativa, ma arriva la gente e ti dice, ma ok, TSM quanto qui vuoi? Ti immagini TSM qua? Dopo ne parliamo, perché... Cioè, potrebbe essere anche interessante in realtà. Porca miseria, se sarebbe interessante. Potrebbe essere impazziti. Cioè, c'è tipo una proiezione di Carlos che smette di averci con i fanatici e fa così. Salve. Buonasera. Buonasera. Alla Binotto. Però appunto, queste squadre si informano e i Misfits dicono vogliamo 42, 43 45, milioni, 45. 45. Il prezzo iniziale è 45, vogliamo 45 milioni per lo slot. Poco. Gli altri, beh, poco, in realtà dobbiamo fare anche una considerazione. Chi Delict è entrato? Come? Delict. Prezzo di Delict 45 milioni. No, Delict quello che ho pensato di più. Noi l'abbiamo pagato 70, l'abbiamo venduto a 45. No. Di più? Certo, l'abbiamo venduto a, vabbè, a 70 più bonus. La valutazione transfer market di Delict. Ah, ok, la valutazione transfer market. Due spicci, no, ma la cosa interessante appunto è che giustamente poi tutti si chiedono, ah, quanto volete? Ah, ok.
c'è chi si è tirato un attimo indietro e c'è chi invece ha continuato in questa trattativa, cioè gli Heretics, che sono un team spagnolo, per chi non lo conoscesse, fondato nel 2016. Il volto più più importante di questa organizzazione è Greg FG. Mm-hmm. Non so come si pronunci interamente, Greg semplicemente, che è uno degli streamer appunto spagnoli ed europei in sostanza più apprezzati, che aveva fatto record su Twitch negli anni scorsi. Poi è stato tra i fondatori appunto di questo team, di questa organizzazione eSports, che prima aveva iniziato su Call of Duty. A un certo punto, se vi ricordate, ebbe anche un giocatore italiano di Call of Duty, Ronaldo Vortex, e venne scritturato e ingaggiato dagli Heretics per giocare nella Call of Duty Pro League, quella che c'era prima della Call of Duty League. Esatto, e prima di diventare franchising sostanzialmente. È stato l'unico, tra l'altro, italiano a giocare a quel livello di Call of Duty, ma poi sono entrati su Valorant, su Fortnite, su FIFA, erano entrati su League of Legends, poi ne erano usciti. Questo Spring Split erano rientrati nella Superliga. Perché vengono dalla Superliga Seconda Divisione? No, ci hanno giocato nella Seconda Divisione, ma se non ricordo male, magari ora lo andiamo a controllare al volo, ma se non ricordo male, nella Seconda Divisione avevano giocato qualche anno fa, ci aveva giocato, tra i giocatori avevano Razork, per prenderne uno a caso, per dire un nome che già conosciamo abbastanza bene da questo punto di vista. Beh, adesso anche ne conosciamo parecchi di quelli che hanno lì, Adesso diciamo di sì, ma quest'anno, no, hanno, se non sbaglio, Heretics hanno comprato quest'anno lo slot in Superliga, anche perché qualificarsi dalla Seconda Divisione è fatto in modo da essere praticamente impossibile qualificarsi solo per risultati dalla Seconda Divisione spagnola. Ricordo male, vabbè, dimmi e mi fai sapere. Quanto è brutto il logo, però. È veramente brutto, sì. È un po', però quello dorato è più carino. Ma come i BDS, appena arrivano in LEC lo cambiano. Anche BDS, quando sono arrivati in LEC, hanno cambiato logo. Fanno bene, facciano di rebranding, no, ma ce l'hanno. 45.000. Io sono innamorato di questo giocatore follemente. Chi è? Non lo vedo da qua. Aibo. Ah, il tuo, perché da qui poi ho visto che era piccola, lei lo immagino che fosse Aibo. Se non sbaglio. Vedi, Seconda Divisione. Ma non c'è un promotion o qualcosa? Ah, dici, non. No, vabbè, già. In che anno? In effetti, 2020. 2017, scusa. Ah, ok, 2017. Sì. No, ricordavo bene, perché le ricerche le ho fatte, non posso dire di no. Fatti i compiti, ho fatto i compiti, esattamente. E compiti a casa e poi li sto portando qua. Con Raito. Raito. Avevano un Raito. Prima avevano Razork, avevano Mini Duke. Prima, sì, esatto. Ora poi hanno comprato lo slot e evidentemente gli sta stretto proprio la Superliga. Però appunto il problema era avere 45 milioni. Quindi hanno intrapreso comunque questa trattativa con i Misfits. Alla fine si sono accordati per avere 20% dello slot che rimane ai Misfits. Beh. E qual è la cosa? Che se continua come pare ad acquisire valore, in futuro i Misfits si rivendono quel 20%, che sia gli Heretics o che sia qualcun altro. Solo come se fosse un SPA questo perfetto slot. In questo momento è un SPA, però decide ovviamente chi ha la quota di maggioranza, che sono gli Heretics, che si sono presi l'80%. Ora tu considera una cosa: chi è entrato in LEC nel 2019 come squadra fondatrice, tra cui c'erano appunto i Misfits, come sono c'erano Misfits, anche gli Shark 04, poi Shark aveva pagato 8 milioni di euro, diciamo in dollari, perché tutte le cifre di cui stiamo parlando sono in dollari, quindi rimaniamo sui dollari, più o meno quasi 10 milioni di dollari. Ok. L'anno scorso lo Shark 04 ha rivenduto ai BDS a 30. Sempre dollari? Sempre milioni di dollari, esatto. 10, 30. E comunque sono di più dopo di quanto un anno, sono adesso. Dopo un anno, non 30, 45. Sì, ma... il valore. Ma l'anno scorso 30 milioni di dollari erano 36, 37 milioni di euro, mi pare. No, un po' meno. Poco meno. 28, 27 milioni di euro. Ah, perché mo siamo in pari, giusto? Adesso siamo in pari. Non c'è molto. Tra l'altro voglio vedere che Misfits sono un'organizzazione nordamericana, eh. Sì. Cioè, questo è anche secondo me uno degli altri motivi per cui hanno deciso di lasciare League of Legends del tutto in Europa, proprio perché comunque loro sono un'organizzazione nordamericana. Loro hanno adotto come giustificazione principale il fatto che vogliono puntare più su contenuti, influencer, streaming, content creator, e
tra l'altro non è che chiudono il loro reparto esports, perché Misfits continuano ad avere ovviamente altre due realtà esports in due franchising anche qui, perché hanno una squadra nella Overwatch League, i Florida Mayhem, mentre nella Call of Duty League hanno i Florida Mutineers, se non ricordo male si dovrebbero chiamare. Quindi l'esports continua per loro, però è ovvio che sì, però tra Overwatch, Call of Duty e League of Legends lo slot che tu puoi venderti più facilmente è quello più sì. È quello del di League of Legends, certo. Perché continuano certo. A fare questo su Overwatch, non lo sapevo. Sì, non sì, lo sì. Vendono quello su Overwatch. Tra l'altro Overwatch che non hanno vinto San Francisco Shock, se non sbaglio, quest'anno la Overwatch League. Non è finita. Non è finita. Ho visto finals finals dello stage, forse del terzo o quarto stage, non mi ricordo a che punto siamo sinceramente in questo momento, ma non mi pare che siamo già alla la finale, vedo, purtroppo la vedo solo su YouTube, quindi un po' lo so, è un casino seguire la Overwatch League. A me piacerebbe seguirla molto di più, ad esempio, ma un po' orari un po' particolari e per noi europei, motivo per cui in Europa non funziona. Già, comunque, dicevo, scusami, c'era una bella... l'ultima sì. Cosa al volo perché c'entra con questo. Vai. Motivo anche per cui i Paris Eternal, che sono sì. La squadra europea, una delle due squadre europee insieme ai London Spitfire dell'Overwatch League, hanno deciso ad esempio di trasferirsi in America. In America, certo, di avere la base, intanto si fa tutto lì, che ci sto a fare, che ci sto a fare qua in Europa, esatto. Poi in America è carina, comunque dai, si può fare. Beh sì, diciamo che d'estate l'aria condizionata sparata a 4000. Io non mi posso dimenticare la mia esperienza a Orlando per andare a vedere i mondiali di Call of Duty. Io, cioè, arrivo lì, camicetta, magliettina. È il primo giorno. Avevi già 30 anni? Sì. Oddio, 2017. Ce l'avevo. Eh no, 5 anni fa. No, era 29. Non ne avevo 29. Quindi eri ancora salvo. Ero ancora. Sì, ma cioè io comunque li senti, te entro, lo posso garantire. A 29 ti giuro che entro nel palazzo, perché si disputavano nel palazzetto degli Orlando Magic, cioè dove giocano sì. Dove gioca l'NBA, certo. Degli Orlando Magic. Si disputavano lì, entro il gelo. Bellissimo. Sono tornato, dovuto tornare in albergo, che per fortuna prendere il giacchettino. Mi ero portato non so perché io mi ero guardato prima, vabbè, 40 gradi a Orlando, Florida. Cosa vuoi che mi porto? Solamente magliettine e camicette, no? Certo. Torno, meno male che me ne avevo del pensiero, mi ero portato un maglioncino. Cioè, non mi dico cardigan, tipo... No, una maglietta... Blazer. Una maglietta a maniche lunghe, Blazer. Comunque, una camicia a maniche lunghe, una cosa... Una me l'ero portata, perché ho detto, metti che... Piove. Piove, metti che piove. Poi... La classica raccomandazione della mamma una siciliana. Sera una sera ha piovuto, tra dice, l'altro. Metti che poi fa freschetto. Ma un diluvio. Meglio avercelo dello zaino che non ce l'ha. Una sera ha fatto un diluvio pazzesco. Allora, è durato mezz'ora. Ovviamente. Niente. Però mi sono dovuto tornare in albergo a prendermi il giacchetto, perché comunque quella, mi ricordo cos'era esattamente. Perché altrimenti fuori c'era la cappa del caldo che non si respirava. Io non avevo mai sentito un caldo così, mm-hmm. Pur essendo siciliano, ma perché proprio non si respirava. Cioè l'umidità al 95% penso che non ti faceva respirare niente. Madonna. E più di 40 gradi. Poi entri là dentro. No, ma i pinguini? Bellissimo. Dove sono i pinguini? Sono fissati. Il ghiaccio per terra. Mamma mia, pazzesco. Bello il freddo. Bellissimo, guarda. Ma a me no, io preferisco il caldo. Mio fratello. Il freddo, mio fratello. E stavo leggendo prima che tanti messaggi fa Giunetti ti aveva detto, a proposito di Heretics, Zuairo mi ha messo like a ben due tweet oggi, di cui solo uno a tema palestra, quindi prendo il biglietto aereo subito. Secondo voi Berlino o Spagna? E quindi la domanda sorge spontanea: se lo portano? Allora, io ho dato un'occhiata ai contratti l'altro giorno, perché mi sono posto la stessa domanda. Il contratto di Zuairo con gli Heretics finisce il novembre 2022, così come quello di Veteo. Perché qui c'è un altro discorso. Solamente Neon e Mersa, se non ricordo male, ho controllato. Solamente Neon e Mersa sono i due giocatori dei Misfits che hanno il contratto in scadenza novembre 2023. Ok. Tutti gli altri finiscono nel 2022. Esatto, molto shiny. Finalmente, perché le luci qua funzionano, nel sì. Senso non è che come a casa mia che dici ho una lucetta lì che non accendo manco, cioè d'estate sicuramente non l'accendo perché altrimenti squaglio. Questo tu sono... ne accendo a casa.
però hai l'aria condizionata. Mia sorella. Ecco, vedi, io no, e quindi diventa un po' un problema da questo punto di vista. E cosa stavo dicendo prima? Dei contratti. Dei contratti, sì, esatto. E quindi da capire come va a finire, perché Vedio secondo me merita di andare in un team che può lottare per un titolo. Possono essere i Fanatic, possono essere non lo so, veramente Carlos che fa la pazzia e manda via Caps, perché questo Summer Split finisce in un modo totalmente differente, non si qualificano per i Worlds, che torna a casa e torna a casa i Fanatic, Caps, potrebbe essere potrebbe essere qualsiasi cosa. Vedi, comunque ripeto, merita un team. Gli Heretics, secondo me gli Heretics, se hanno l'intenzione di fare da subito un team che punti al titolo, provano a convincere Vedio. E secondo me Vedio si può anche far convincere abbastanza facilmente. Se invece non è così, gli Heretics dicono, fanno come i BDS e dicono, cioè proprio come i BDS, spero di no, però fanno come i BDS nel senso, entriamo, tastiamo il terreno, proviamo con un team medio alto, medio basso, comunque da media classifica magari, allora è giusto prendere Swairo, dargli l'opportunità. L'hai avuto per questo split e ti sta facendo benissimo, perché sono primi in classifica in Superliga insieme ai Giants, quindi tra l'altro anche i Giants sono interessati a uno slot in LSI, potremmo rivedere Jisuke. Detto ciò, da capire. Tra l'altro, parlando del, visto il meme di Jisuke Italia, sono secondi, sono comunque sì, sì, prima vabbè, pari sono... merito. Non so se c'era l'ultima partita anche qui ieri, non so come sia finita, lo ammetto. Sono secondi. Ah, ok, quindi hanno perso gli Heretics. Sì. E i Giants hanno vinto. Quindi i Giants sono le European Masters. La prima della regular season, se non sbaglio, va direttamente della Superliga. Sì, va di... Giants European Masters, sì. Ok, ok, perfetto. Jisuke e le European Masters, ragazzi. Le European Masters da non perdere. Non solo perché ci saranno le squadre italiane, ovviamente. Una sono i match, quell'altra vedremo. E se avessimo una squadra italiana contro i Giants? Ma che bello. Quanto si diverte. Ma non vede l'ora lui. Lì c'è una persona che andrà con l'odio proprio, t'ammazzo, ti cammino in faccia. Prende, secondo me, o prende, a prescindere da qualsiasi pick. No. Ecco le Blanco Rides. Uno di questi tre. Prende uno di questi tre e che tira, e tira, non gliene frega niente a Jisuke. Lui prende uno di questi tre, tutto, e tira dritto. Ma ecco, ecco quando gioca Jisuke. Ma è Jisuke. È vero. Le Blanco invece hanno 12.14, si è beccato un bel buff, eh. Che giocano a 12.14, cioè mi immagino, è plausibile le Blanco che ci, chissà se Cristo, non nostro signore, ma o vostro signore, il mio non è sicuramente. Cristo è mio fratello. Ecco. Gesù o Cristoforo? Gesù. Ah, ok. Chissà non, se purtroppo non ho avuto modo di conoscere il coach dei Maggio. Chissà se Cristoforo Di Maggio, trovandosi di fronte a Gesù, a Gesù che gli banna le Blanco Rides, ecco. No, semplicemente gioca Alessandra. E Alessandra anche. Fine. Basta. Gesù che comunque, cioè, potete dire quello che volete, ma anche Champion Pool di Master, okay, di Champion Masterati, talmente grande che può giocare quello che vuole. Ma l'altro aspetto è: qual è l'altra squadra che potremmo non rivedere nell'IC l'anno prossimo? Perché c'è un'altra squadra interessata a vendere. Oddio, chi è? Senti, e chissà bene, chi sarà. Chi saranno chi mai? Sarà mai? Chi sarà mai? La squadra con il più alto, anzi la più alta età chi media è? All'interno dell'IC, dove sono tutti più over che 25. Over 26, mi sa. Chi è? Chi è? Gli Astralis, signori, gli Astralis. Secondo gli ultimi rumor report, sono effettivamente una delle, delle, la, cioè sono l'altra squadra intenzionata a vendere. Il problema qual è? Che le altre squadre intenzionate ad acquistare ci sono, hanno chiesto, gli Astralis no, hanno risposto: vogliamo 50 milioni sull'unghia. 50 su? Sull'unghia. Si dice così. Ah, okay. Tra l'altro c'è fantastico il meme del delle unghie? No, delle squadre che fanno all'inizio una trattativa con i Misfits cercando soldi da qualche parte, e poi la vignetta successiva che dice Greg paypaling instantly Misfits, perché Greg giustamente c'ha un sacco di soldi, quindi, e quindi sì, ci che siamo. Saranno mai 50 milioni. Volevo segnalare anche un'altra 50 cosa euro. Volevo segnalare anche un'altra cosa. Auguro, se gli Heretics dovessero effettivamente qualificarsi alle European Masters, alle squadre italiane di trovare proprio gli Heretics, perché hanno 1 milione di follower su Twitter. Già. E 1,5 milioni. E 1,5 milioni di follower su Instagram.
sono una macchina da guerra per i content. Sono fortissimi. Sono fortissimi. Perché loro hanno fatto il percorso inverso. Cioè, mentre abbiamo Misfits o altre realtà che dicono no, vogliamo fare content, Elvis, lasciando l'esports competitivo, gli Heretix prima hanno fatto i content, hanno fatto i numeri sui social, e adesso che abbiamo i numeri andiamo a fare esports competitivo. Andiamo a fare un po' di esports adesso. Quindi auguro a qualunque squadra italiana di beccarsi gli Heretics. Tanto sappiamo bene che le squadre italiane il girone non lo passano. Già. Se lo passano è perché c'è una congiunzione astrale pazzesca. Astralis. No, Astralis spero di no, perché altrimenti va male come sempre. Ma gli auguro di incontrare gli Heretics. C'è un milione di follower, ma stiamo scherzando. Vabbè che Twitter ha un sacco di bot, come dice Elon Musk. Però. Vabbè. Però. Senti, Elvis ha detto: raga, Maguire è stato pagato 80 milioni dal Manchester United. Non li trovano 50 milioni? Ah, sì, ma magari ci cascano. Dice il Manchester come opera. Magari. Guardate, il problema, fra virgolette, delle squadre di calcio è che non hanno la più pallida idea di come farlo, certo. Di come fare questo tipo di investimento, di come farlo fruttare, come farlo monetizzare. E in realtà non lo sa nessuno, cioè non è una cosa monetizzabile. E questo è il problema quando tu lo vai a presentare a uno sponsor. Uno deve pensare che i soldi spesi nell'esports competitivo non sono un investimento che ti ritorna monetariamente, finanziariamente, sono un investimento che ti ritorna in termini di pubblicità. Certo. Per questo poi i TSM arrivano e dicono: stiamo pensando di vendere il nostro slot in LCS, e si sono pure informati per eventualmente prendere lo slot dei Misfits in Europa, e magari gli rimane questo pallino di venire in Europa. Perché? Perché banalmente l'LCS, leggevo i dati stamattina prima di imbarcarmi sull'aereo alle 7 di mattina, sostanzialmente dopo il report di Charles Lewis su Dexerto che raccontava appunto di TSM, l'LCS lo scorso spring ha avuto un picco massimo di 300, più o meno, poco più di 300.000 spettatori. Picco massimo. L'LEC lo scorso spring ha avuto un picco di 780.000 e passa, più del doppio. Anche come spettatori medi. Se i cretini bannano Doublelift nel fare co-streaming o del genere. Anche il. Bannano Will Dominate, Doublelift. Sono veramente. Per quanto riguarda. Infatti, anche quello no, non aiuta. Per quanto riguarda anche gli spettatori medi, l'LCS. L'LCS ha fatto più o meno 125.000 spettatori di media per tutto lo Spring Split. Il Summer Split ne ha fatti anche qui più del doppio. 360-370.000, se non ricordo male, più o meno. Quindi, ovvio che i TSM si guardano in giro, si guardano in faccia, Andy Reginald soprattutto si guarda lui allo specchio e vede, e dice, un mostro, no? Forse sì, perché dice: forse ho fatto un po' troppe cazzate in America, no. Forse mi sono fatto un po' troppo terra bruciata. In più non ci vede più nessuno qui, l'LCS non lo vede quasi più nessuno, anche perché il livello competitivo si è abbassato drasticamente in modo impressionante. Ho quasi sentito mi sono fatto un po' troppo e già stavo tremando, però va bene lo stesso. No, bisca, sei veramente e quindi malpensante. E quindi dice: ciao, Black Crash, andiamo in Europa. Cioè, che poi è bello, G2 Esports stanno tentando in tutti i modi di andare in Nord America, sì, per Valorant. E i TSM vogliono venire in Europa per League of Legends. Strano. The Gustibus. Milan ha una partnership con Clash. Sì. C'è ancora? Sì, c'è ancora. E la Sverona Venom di oggi. Diego Cresi Campagnani ha ufficializzato che non è più un giocatore dei Clash e quindi non è manco più un giocatore del Milan a questo punto. Ok. Storico, 5 anni con i Clash è stato. È appena tornata la Juventus su FIFA, È appena tornata la Juventus su FIFA. Una parte lei la Sverona con Outplayed, e poi ci stanno altre squadre che sono autonome, tipo il Cagliari che sta in ERC. Esatto, ma è questo il discorso. Le squadre di calcio si devono Cagliari Exceed si devono affidare a qualcun altro. Certo. Perché loro da solo non la fanno. Però al tempo stesso dicono: vogliamo gestirla noi. Cioè, c'è questo conflitto tra vogliamo gestirla noi, perché vogliamo essere noi. Vogliamo i consigli, ma facciamo comunque cazzo a modo. La Juventus ha la partnership, aveva, nel senso su Konami, sui Futu, comunque penso che abbia ancora la partnership con gli Astralis.
con gli Astralis Group su Konami, sui football, sui però football. Non penso su FIFA. No, su, l'accordo che era stato fatto era che la parte eSports, che in quel momento era solo i football, per quanto riguarda la Juve, era gestita sostanzialmente dagli Astralis, dagli Astralis Group, che sono il gruppo che tiene dentro di sé Astralis League of Legends, Astralis Counter Strike, cioè Astralis FIFA anche hanno, penso, hanno ancora cose di questo tipo. Noi ci accontenteremo anche del belluno Scalo Calcio, ma niente. Però Artan Sì, no, ma non basta, no, 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 invece non ci dobbiamo accontentare, no, noi abbiamo belluno Milan, Scalo, Inter, Roma. Inter no, non c'è bisogno. L'Inter no, effettivamente c'è bisogno. Si può prendere il G2 Inter per quanto mi riguarda. Ah, volendo sì, per te sì, che sei tifoso Fanatic sicuramente sì. Dici tipo Romulo Esports, dai dilettanti al PG Nuts. Vabbè, tanti hanno fatto dei dilettanti al PG Nuts, che... Sì, in effetti Romulia sono in Lega Dilettanti. La prima squadra dei Totti. Sì. A regà. A regà. La prima squadra dei Totti. Posso, non ci sono romanisti a questo tavolo. A questo tavolo, in regia? Un po' troppe. Ma io so sempre come colpire la mia regia dando un po' di amore. Io guarda, faccio una battuta cattiva sulla Roma, poi li guardo e faccio... Senti, senti, Vischio. Esatto, solo di che, perché dirti questo? Senti, ma meglio Dybala o meglio Totti? Dybala è troppo di più. Ma proprio... Ma così Dybala. Così Dybala. Ma certo. Così. Ragazzi, anche oddio, perché Totti l'hanno presentato al Colosseo Quadrato? No, e no, allora? Penso che non l'abbiano manco presentato. Non l'hanno presentato. Perché è un pischelletto arrivato lì a 16 anni e dice: ma questo che vuole? Boom. Regia maggiore di tavolo. Artan, ti ricordo che posso bannarti. Lo sai che lo posso fare. No, non lo fanno. Non te lo devo ricordare ogni volta. Non lo fanno. È troppo buono per farlo. Scommesse sul nome del tavolo del Napoli l'anno prossimo. Parto io l'orologio. Napoli, il Napoli non entra. Finché c'è De Laurentiis, ve lo dico tranquillamente, finché c'è De Laurentiis, il Napoli non farà mai niente, nulla, no, di fine. Watch nulla. FC. Nulla. No, non farà mai nulla. Farà mai nulla. Nulla. Chi ha preso il Napoli quest'anno? Kim... Ah, quello lì, Club Gigla. Ketelere. No. No, Ketelere. Kvrikla. Kvrikla. Quello lì, un giocatore. Curva. Hanno venduto Koulibaly. Solo? Hanno venduto Koulibaly. Se n'è andato Insigne, se n'è andato Mertens. Sì. No, ma così, giusto. Oh, grande forza. Kvaratskhelia, là, come cavolo si chiama? Vabbè, quello lì, qualcosa del genere, ragazzi. Vabbè, comunque, non lo sto ricordando. Quello, Kvaratskhelia. Esattamente. Certo. Bravo Elvis. Fortissimo. Sì. Ma non lo sanno manco loro se è fortissimo. Ma non loro, ma loro è il Napoli. Ah. Tipo il Giorgiano. L'ho ascoltato io. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. La puoi fare, sì. Kvaratskhelia. E come direbbe uno dei più grandi protagonisti delle opere di De Laurentiis, una cafonata pazzesca. La tette. Ci stava sempre. Ci stava, c'è sempre questa cosa. C'è sempre questa cosa, giustamente. Come mi dicevano qualcuno, chi si lamentava ad esempio di Thor Love and Thunder, che dicevano che sembrava un film di Boldi e De Sica senza le scorregge. No ragazzi, no, non avete capito niente di quel film, no. Fatemelo dire, no, per no, chi la pensa così intanto. Ecco, Kim Min-jae. Ah, Kim, vero, hanno preso pure io il coreano. Quello dicevo Kim, stavo dicendo Mi e hanno Kim, preso pure il coreano, già il nuovo Koulibaly. No, Kim Min-jae al massimo il nuovo Son coreano, anche sì, se gioca in un altro ruolo, cioè, vabbè, non fa niente. Già sono partiti i meme, e giustamente direi. Kim Min-jae. giustamente. No, no, ma infatti Napoli penso che punti alla salvezza quest'anno. Me lo auguro. Ah no, hanno Sarri. Stavo dando un'occhiata anche ai contratti del team Redex. Il team Redex ha tutti i contratti che scadono nel 2022, tranne Aibo. Ma sì, lui 2023? Sì. Però lì bisognerà vedere. Però proprio di Aibo, lo scorso split, quando giocava in Omaster con gli Unicorns of Love, sembrava fosse destinato a giocare nell'IC. Si diceva sì, proprio. No, è stato oggetto di diversi provini. Mi domando, diciamo, come non l'abbiano preso i Misfits, che hanno avuto un po' di problemi con top laner. Non so, ce lo potrebbe dire un altro top laner che sta qui, che comunque, o comunque qualsiasi giocatore che capita, non lo so, fallo andare avanti. Pascola è tranquillo, è sereno, lo split è finito, show start. A proposito della Switch, è uscito il DLC gratuito di Mario Strikers in cui c'è Daisy.
Gabbo, se mi stai sentendo. Ma Daisy di Ivern? No, Daisy di del Super Mario. Ma c'è chi? Kirby. No, Mario Strikers. Postarci Kirby? Sì. Se vai a vedere, scommetto che l'ingaggio più alto in LC è più alto di quello di un calciatore del Napoli. Potrebbe essere. Non li, non li conosciamo il... C'è anche la Lazio per questi meme comunque, sì, ragazzi. Sì, infatti. Non li conosciamo in realtà più di tanto. Però sicuramente sappiamo che lo stipendio minimo deve essere di 150.000 euro tipo l'anno. Timido in LC, se non sbaglio. Sì, minimo 150.000 euro. Tipo no, timido. Sì, se non sbaglio sì. 150.000 euro l'anno minimo deve essere lo stipendio, che può diminuire nel caso tu finisca in panchina. Ok. Vieni declassato sostanzialmente a membro non attivo del roster. Considerando i Misfits. Streamer. Considerando i Misfits che fanno in continuo, ogni split lo mandano, fanno cose. Infatti. Ma sicuramente tanti hanno anche uno stipendio più, più alto, diciamo che i rookie sicuramente i primi che arrivano, dico qua c'è il contratto minimo, salario minimo, anche loro hanno il salario Adam, minimo. Adam, 300, no è stato pagato 300. È stato pagato, tra anche un po' di più probabilmente, tra 300 e 500 mila è stato pagato, è stata pagata la clausola rescissoria per portarselo. Perché ricordavo 60? 60 perché 60 dovrebbe essere a split, o magari ricordo male io, eh. Non, non, su questo non sto mettendo la mano sul fuoco, Achilles. Quindi, perché mi ricordo una cifra di quel tipo per tutto l'anno. Forse 60 era per split, ma potrei ricordare male. Potrei ricordare male. Ma solo giocatori? A solo giocatore, coach, analyst, quella roba là. E hanno anche un salario minimo, se non sbaglio, ma forse dovrebbe essere più basso. Ok, se non ricordo male, ma potrei sbagliare totalmente. Noodles, quanto prendi? Qualcuno mi correggerà. Ma che domande fai? Ah, no, scusa. No, rischio, dai. Quanto non lo so, non ho la più pallida idea. Ma io credo che un analyst che debba seguire un intero team. Due. Almeno due team. Almeno 2K al mese non li prende. Eh beh. Almeno. Eh beh. Fai. Netti. Netti. Fai 3K, non so qual è la, perché poi devi prendere il regime fiscale tedesco che non so come sia, vabbè. Beh sì, vabbè. Fai 3K, fai 3 netti. Lordi. Ok. 3 lordi, 3 per 12, 36 più che facciamo 14, certo, giustamente, quindi devi fare 3 per 14, 42, facciamo 50.000. Facciamo 50.000 all'anno, siamo pieni lordi, quelli le cifre, anche le cifre qua 60, 120 di cui stiamo parlando sono tutti lordi. Che stai dicendo? Che stai dicendo? Scusa, Revil Veggia. Stai dicendo i cazzi vostri che devi fare tasche a Noodles, poverino. No, no, mai, non è che sto facendo le tasche. Ma che sta parlando di Noodles? Stiamo ipotizzando quanto può essere pagato uno che fa parte di un coaching staff, che sia un analyst o sia l'head coach o via dicendo. Si fa. Comunque sì, tra l'altro abbiamo battuto la Germania, voglio la Germania, addio, addio Germania. Vitto e Loggio pagati, tra l'altro, sì, esatto. Quindi il valore in realtà del contratto è anche più alto. Vero. Se consideriamo, cioè perché sono quelli e tu e non spendi più praticamente niente. In più impari tantissimo quei livelli. Cioè tu proprio lì. E quella cosa ha un valore altissimo per me. Sicuramente. Cosa impari? Impari tutto. Tutto. Tutto, fra. Tutto. Insegni e impari tutto. Ah, ok. Ottimo. Revil lo sa perché c'è stato. Esatto. Io c'ero. C'ero. Revil viene dall'LC. Certo. Coach. Sì. La famosa LC, la Lega Elementale. Cozzon. Cozze e patate. Cozze e bella questa, mi piace. Bella. Secondo voi chi sono i quattro team che si qualificano ai Worlds in LEC? I miei sono Rogue, Excel, G2 e Mad Lions. Io sono abbastanza di quest'idea. Ragazzi, non mi fate scherzi. Allora, io non è per cosa, non ho nulla contro i Fnatic, sì, ci mancherebbe. No, 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 io non ho nulla contro i Fnatic, ma guardando i Fnatic in questo momento, il problema, il discorso è che i problemi, cioè le squadre che secondo me blasonate, che sono più in pericolo in questo momento, sono G2 Esports e Fnatic. Io ho i dubbi secondo me posso dire oggi che entrambe non si qualificheranno per i mondiali, cioè no. O una delle due o nessuna delle due, perché i Vitality non li escluderei del tutto. Ricordiamoci che ci sono ancora i Vitality, ricordiamoci che un po' stanno crescendo, che comunque sono abbastanza sereni in quella posizione di classifica, che ai playoff potrebbero trasformarsi, che c'è un po'
in panchina che non vede l'ora di essere Giangri gettato nella mischia. Mondo, esatto, io qua chiederei a Revilveg, perché Revil, ne parlavamo prima a pranzo. Ottima carbonara, ottima gricia e ottima. Quanto è forte Bobbo? Quanto è forte Bobbo, Revilveg? Non è che è forte, lui è fortissimo. Lui non è forte, lui è fortissimo. Ma dell'universo? Dell'universo. E lo dice perché si è visto le partite, si è visto i replay, voglio dire, le analisi dei suoi replay. L'ha addirittura paragonato a Tarzan. Cioè, vi rendete conto che lui... Sapete benissimo quanto esatto, io ami Tarzan. Esatto, quindi questo acquisisce ancora più è valore. È così forte che a Challenger, a 1200 LP, fa sembrare gli altri... Ed è arrivato? 1200. Un mese fa, no, nel senso è arrivato un mese fa in Europa. Fuori di testa, fuori di testa. Ogni game... su, che so, su 20, diciamo, su 20 game, non sto scherzando, 15 LMVP. A Challenger 1000 LP. Fuori di testa. Fuori di testa, è forte meccanicamente, sa dove deve stare e quando deve stare. Quindi solo Q è incredibile. Io però voglio tanto vederlo in competizione. Il problema lì è la comunicazione, lo sappiamo. Cioè, o lo butti dentro e lo tratti effettivamente con una solo Q, cioè gli dici al team, al resto di Vitali gli dice: lui non vi capisce, voi non lo capite, seguite quello che fa. Vabbè, in realtà tanto i ping certi, sono internazionali. I ping sono internazionali e certi concetti anche se e poi comunque stai parlando con Pers, Karzi, Labrov, Alfari, nel senso non sono giocatori alle prime armi, esatto, che dici non sanno cosa devono, esatto, fare. Poi se, cioè, anche se è asiatico, se lui deve comunicare: mi faccio questo campo e ganco mid, mi faccio questo campo e vengo bot, facciamo questo... Basta che impara quattro parole in croce, bra, voglio dire. Non è che devi imparare a parlare, devi imparare a dire... ganking, I'm esatto, ganking, per dire, nel senso. E poi... cioè, ganking poi mid lane. No, gli inglesismi si usano anche... una pronuncia russa. Cioè, gli inglesismi non sono solo qui, ma si usano anche in Asia, quindi... sì, infatti. Però... bisogna capire se Haru, perché Haru comunque non si capisce chiaramente che è un rimpiazzo, cioè è messo lì perché Progresso, non avevano altro da mettere, mettiamo massimo lui. Rispetto, no, ci mancherebbe, però lo devi buttare là, lo voglio io vabbè, quel Xin Zhao a me piace, cioè, cosa picco, vabbè, Xin Zhao su giocare quello, vabbè. Mi confermi che Erdot è tornato in LFL, in vero? LFL lì il problema è stato principalmente che Dreamer Ace, per problemi personali, ha chiesto di uscire dal team dei BDS Academy che giocano in LFL, sì, con il problema però che il Limit non può giocare in LFL per questioni di regolamento delle IRL. Infatti, se vi ricordate, lo stesso Grabs aveva fatto delle scuse pubbliche in un'intervista al Limit perché lui pensava che potesse farlo giocare in LFL, quando poi invece non conoscendo bene le regole, invece per il discorso degli LTR non poteva assolutamente giocare in LFL. Quindi a quel punto che fai? Ci dobbiamo mettere, piuttosto che andare a prendere uno in giro da qualche parte, anche perché a fine split vado a trovare uno libero di livello, no, certo. Quindi mettiamoci Erdote e il Limite lo facciamo giocare. Intanto, peggio di così, le BDS non possono fare. Sì, che possono fare? Possono perdere contro i Misfits che non vinceranno mai più una partita. Lo sai che oggi c'è BDS contro, sì, G2? Non so. Lo sai qual è l'unica vittoria dei BDS in questo split? Contro G2. Tu lo sai che io comunque schiererò tutti i giocatori di G2 che ho a disposizione? Fai bene, anche io lo sto facendo, non ti preoccupare. Oggi, tra l'altro, è abbastanza. Madò, pesce è arrivato, madà. Boh, c'è un pesce. Perché hai fatto boh così? Perché non volevi fare pesce e pesce? No. Non c'è bisogno, mi facevate rapire. Lo so. Una skin di Ezreal senza aver mai giocato a DC. Ah sì, anche il discorso, sì, vabbè. È vero. Belle regole IRL comunque. Ezreal giungla si giocava. Già c'avevano Crown Shot e un altro. Se non sbaglio non potevano mettere pure Limit. Chi è l'altro? Qual è il roster dell'Academy dei BDS? Chi c'è oltre a Crownshot? C'è un altro veteran, mi sto ricordando chi è che hanno. Te lo vado a recuperare subito. Se si riesce, sì. Subito. Volentieri. Volentieri. È veramente complicato comunque scrivere così. Ci potresti però. No, facciamo così. No. Chi c'è in Academy? Devi andare nell'FL. Ligue Française, The League of Legends. La facciamo? Ci andiamo.
Accendiamo, sali su, sali su, sali su. Ah, perché di fare Summer Season? Eh sì, devo fare Summer Season. C'è Adam. C'è Adam. È andato pure Adam. Adam Scio, Riker, Crownshot, X-Metti. X-Metti? What? Ah, perché... vabbè, risulta. Sì, vabbè. Risulta. C'è Adam. C'è Adam. Non so se Riker conta pure, però non penso, perché Riker ha fatto un solo split. Uno solo. Adam ovviamente invece ne ha fatti due e quindi no. Sì. Quindi non... ne ha fatti due, giusto? Sono Summer due, Spring. Due. Sì, giusto, sì, 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 Summer Spring. E quindi giustamente è un problema. Se ci metti pure limite, allora hai fatto un team e lì sì. Adam l'anno prossimo lo troviamo in ProGro. Beh, io lo prenderei in ProGro, sinceramente. Forse anche al PG National. Anche al PG, se per questo lo prenderei al PG, sì, National. Sì, 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 sì. Chissà cosa ne pensa Gabbo di Adam. Se ripassa glielo chiediamo. Dai. Lo senti che ride? Sì, lo sento. Sta giocando. Beh, sta ridendo di Adam? No, sta giocando a Mario Strikers. Ma tanto dirà è un random. È un random. Probabilmente, quindi da questo punto di vista siamo... sarà un Paolo... un Paolo Cannone? No, sì, sembra un... non mi viene la battuta. Mi va bene, pazienza. Volevo farlo con Paolo, la moglie di Upset. Ah, ok. Comunque, raga, io ste cose le so, perché in realtà da quando mi ha rapito anni fa, gli articolo e le notizie le fa fare a me e lui ci mette solo la firma. Confermo tutto. Però non dovevi confermare tutto. Mi scrive anche gli script dei per video. Per favore, aiutatemi. In realtà è sua la voce dei video. Io faccio finta come un pesce muto. Ah, e tu sei lì. Esatto. Ma in realtà è lui che fa tutto. Però credibile. È tenuto in prigionia, in cattività. E è quindi... ragusano. Ci può stare. Lo fanno i ragusani. Anche fa. Tu. Sì. Ma è vero, sì, quanti siciliani oggi? Troppi, tanti. Siamo fantastici, diciamolo. No, sempre. Sicuramente più dei baresi. Perché rischio? No, così era... un free flame. Oh. Chi vince invece il PG Nuts? Allora, prima Foma ha detto un ecco, nome. Ecco, dimmi, dimmi. Io non ho sentito che ha detto Outplayed. Ha detto Outplayed. Cioè, lui vede gli Outplayed che con la possibilità. Perché a questo punto... al PG avere più game di Best of Five. Sì, mi sa che gli piacerebbe un sacco. Sì, sì, sì. Anche a Briz credo che piacerebbe, vero? Molto. A parte che ho visto Briz ieri in streaming totalmente provato... dalla giornata precedente in cui ha fatto 4 game di playoff, con streaming di 4 game di playoff, e quindi l'ho visto abbastanza provato, infatti ha fatto tipo solo 2 ore e mezza, no? di streaming, una cosa del genere, e quindi sicuramente piacerebbe avere una best of 5 completa. Ora, allora, partiamo da un presupposto, partiamo da Outplayed Cyberground, perché prima di arrivare in finale... ci deve arrivare. Altro che Cyberground è inutile. Vinco e Outplayed. Vinco. Però ti dico di sì, cioè, ti dico di sì, perché gli Outplayed che ho visto contro gli Atleta a me sono piaciuti tantissimo, perché sono sempre per la prima volta un team, no, rispetto alla Best of One che facevano in regular. Sì, un altro livello, sì, rispetto alla Best of One che facevano in regular, assolutamente sì, è vero, un altro livello. Il problema dei Cyberground è capire se erano davvero troppo più forti i match con Best of Five. Secondo me sì. O i Cyberground che non sono riusciti a fare praticamente nulla di suo. No, secondo me gli Outplayed vincono la semifinale, vanno in finale ovviamente, e poi vincono i match. Io non vedo come i match, ecco, allora qualcuno mi dirà, ma non vedo come questi match, però penso sono anche una bomba i match. Ma poi penso un'altra cosa, dicevamo la stessa identica cosa, facevamo lo stesso identico discorso uno split fa. Che cosa? Tutti a dire Machiko fortissimi, guardate come hanno battuto gli Atleta al primo round di Winner Bracket, 3-1 secco, fantastico. Ma gli Outplayed ce l'hanno tutto l'amore che ci mettiamo noi? Secondo me no. E allora non possono farcela. Tu perché dici? Non ce l'hanno? Cosa ti fa pensare questo? Ci sono comunque delle lacune importanti lato Outplayed. Hanno ottime individualità, ma non riescono ancora a essere un team vero e proprio come... cioè, in 3-1 in finale per gli Outplayed, Elvis, ma sei sicuro? Contro i Machiko, no. Se i Machiko vincono una partita, le vincono tutte e tre. No, i Machiko solamente... ma è anche questo un altro discorso. Cioè, i Machiko se ne vincono una, poi le altre le vincono. L'unico modo per sconfiggerli è andare 3-0. Sì, no, non è vero. 3-1 contro di noi hanno vinto 3-1 al Winner Bracket. Sì, ma poi hanno perso 0-3. Sì, questo dico. Ma hanno riempito proprio i buchi. Cioè, i Machiko hanno preso le imperfezioni all'interno di quel team e le hanno riempite. Esatto.
Esatto. Basta. Cioè, è tornato Seaboy, che in giungla decide lui cosa fare. Esidi, che è, se non ricordo male, è quello che ha più solo bolo di tutto il PG National. 21. Siamo a 20, 21, perfetto. Sì. Sonix secondo per 14, se non sbaglio. Ma parliamo da 14 a 21. Cioè, dal primo al secondo ci sono 50% in più di solo kill. Solo 3-0, che stare sveglio a questa età è un casino. Pesce, ma tu non ci sei a Milano, scusa? C'è Pesh. A Milano? Sì. Se non ricordo male l'aveva scritto che c'era. Allora facciamo 3-2, così poi possiamo ubriacarci malissimo. Io nemmeno vedo i match. Anche durante. Anche durante, soprattutto. Soprattutto durante. Sennò chi li legge 5 game? Madonna. Io nemmeno vedo i match che perdere l'atleta, soprattutto in summer. Che dovremmo sono fare fuori un giochino dai playoff. Bisognerebbe fare un giochino, il classico ogni giochino. Kill. No, ogni kill, ma tipo i caster si possono inventare qualcosa. Per cui ogni volta che i caster dicono una cosa shoutout specifica, a PG, va bene. Okay. Quindi facciamo uno shoutout ai caster di PG che devono farsi la finale. Ogni qualvolta si dirà a mezzanotte, ste. Oddio. Però a mezzanotte è capace che non finisce neanche la finale. Ah no, 19. Mi ubriaco durante. No, potrebbe non finire. Potrebbe non finire a mezzanotte, sai. Il mio fratello Stefano. No, a mezzanotte. Cioè, mezzanotte dovrebbe finire. È il limite massimo. Dovrebbe essere il limite massimo. Se tu consideri 5 ore, siamo precisi. Calcoli un'ora game. Che ma ci devi arrivare tutto al treno, raga. Ci devi arrivare al treno. Poi arriva alle 3 a Roma. Vabbè, dormi lì. Anche. Stai, ma prendiamoci una camera. Tanto su si ha va ragione da ragione Elvis. C'è anche questo discorso. C'è anche questo discorso di Raresh. Raresh non può vincere uno split. Non può vincere un titolo del PG. Se succede anche stavolta, veramente. Il problema dei Mashko era atleta full potential. Ma gli outplayed, anche gli outplayed a full potential. Cioè, però gli outplayed erano comunque secondo una squadra. Secondo te gli OP full potential sono come atleta full potential? No, ma io credo che gli outplayed abbiano atleta delle full potential è quel game. Che è quel team, scusatemi. Come abbiamo visto, che manda i Magico in tilt e li manda 3-0 in base. Va via. Esatto. Sì, sono totalmente d'accordo. Ma là hai mandato in tilt Sof e Kerberos. Tu ci vedi a mandare in tilt Seaboy che è andato in NLC? No. Perché Seaboy è Asedi. Anche per me, per quanto Seaboy sia fortissimo, per me Asedi è il problema che più importante. Scorso split i Magico giocavano palesemente con una weak lane. Sempre, okay, con chi era Kerberos, a cui dovevi stare attento. Da Yakshan. Sof, che ovviamente aveva delle difficoltà nel stare in top lane ad aiutare e a stare con il resto del team. Oltre al fatto che, sinceramente, Sof per stile di gioco in giungla non mi è mai piaciuto. Però, vabbè, allora, non era così scarso che non sono d'accordo. Ha fatto 10 win di fine in NLC, ha vinto regular. Sono assolutamente d'accordo. Però non è Asidi. No. Non è scarso. Asidi è troppo forte. Non è Asidi scarso. È era più scarso forte di molti dei allora, suoi avversari. Poi può aver fatto tutte le 10 win che vuoi, ma magari perché è un meta diverso. Molto più forte Asidi. Perché è un team che ha uno stile diverso. Cioè, i Machko con Cristo hanno uno stile ben preciso, che evidentemente magari non si sposava con quello di Kerberos. Perché non penso che Kerberos in NLC in questo split abbia giocato Akshan, abbia giocato Fiora l'ha giocata. Fiora è un altro discorso. Cool. Cristo, tu ci vedi Cristo a far giocare Fiora in top lane ad Asidi? Sì. Dici? Sì. Sì, se sta in boss e gioca Aatrox, riprende Fiora e finisce di giocare proprio così. Come counter pick, però. Sì. Cioè, non è che dici oggi Asidi gioca Fiora così. Comunque Kerberos ha anche giocato Kerberos. Ha anche un bel team dietro, non è che cioè, scusate, ma è lui da solo. No, bastava che andavi dall'Italy dall'NLC. Da qua? Sì. Sali su. C'è ancora. Play e stats. Vai su Kerberos. Ha giocato gira verso destra. Ne ha Arcamil e l'ultimo Darius. Arcamil, Darius. Questi sono i champion che quelli che ha giocato di più. Sono questi evidentemente i champion con cui riesce a performare meglio. E due sono counter pick. Quindi perché uno è Gnar che però è normale che performi bene se hai due counter pick. Vuol dire che sei in strong NLC.
Goldbeck, NLC, no LC. NLC. Gnar, Darius, Fiora, Kyle, Camille, GP, Mundo, Sion, Gragasnasus. È normale che quei campioni in alto abbiano le stat facilitate, perché sono piccate dopo e quindi hanno possibilità di avere quei numeri. Se tu, se tu vai a prendere Darius è perché contro hai un tank ceppo. Se tu vai a prendere Fiora è perché contro, che ne so, c'hai Irelia, Kled oppure Aatrox. È normale che Fiora ti faccia 1v9. Ma quando è che ho detto che è stato in LC Kerberos? Gwen. Fiora Gwen. Ok, già Gwen è diversa. Già Gwen, Gnar ha più valore come dati. Ma Darius e Fiora, cioè ragazzi, sono campioni da counter. Li prendi quando sai che li prendi che possono performare al massimo. Se poi prendi Fiora, prendi il counter, prendi la strong side e performi male, sei stronzo. Un po'. Amen. Leggermente. È la verità, è così. Cioè... Oh, vedi, qua c'è tutto. Victory con Fiora, Nasus, Gnar, Darius, Camille. No, stavo guardando. Però non c'è il contro chi, per favore. È scritto no, là versus Dusty. Qua game versus. Quello Dusty è contro cosa? Contro Gwen. Ah. Qua è contro Aatrox, appunto. E basta, la gioca due volte. Vedi Darius 5-1-6 con Darius. Trinity Darius, tra l'altro. Ho sbagliato. No, infatti, penso che. Era contro Vanir e l'ha giocato contro Ornn. Che deve fare Ornn, poverino? Ornn di Dreampool, tra l'altro. Ma Dreampool. Nasus? Vedi Camille, quando ha preso Camille, perché contro aveva Gnar. Gnar, no? Vabbè sì, dai. Cioè... Per forza. Cioè, per forza. Kyle? Kyle è buona contro Gwen. Contro Gwen si può piccare e c'è anche un altro pick che non mi ricordo però. Anche GP, sì, forse un po'. Contro GP? Questa cosa è approcciata più in Asia. Di Kayle sì, contro GP. Sì, non sì, molto sì. Qua. È vero. E contro Sion. È contro Kayle, soprattutto in Asia si prende Nasus. Visto che ho visto un Nasus prima sopra. No, ma infatti... Contro Jax ha preso Nasus. Comunque... Belle palle, comunque. Belle palle. No, ma ripeto, ci sono tante... Mio fratello. Tante dinamiche, tante... cose che si devono considerare quando si guarda un giocatore, perché poi vedi un giocatore così, poi invece va in un'altra, magari in un'altra squadra con un altro team, in un altro meta, tante cose sono cambiate e si ritrova alla grande. Magari questo split Kerberos avrebbe performato anche meglio di Acidi, che ne sappiamo. Magari avrebbe fatto 30 solo kill, avrebbe dominato la top perché il meta è quello che fa per Acidi lui. Per me prende l'MVP dello split addirittura. No, io non sono mai convinto di questa cosa, cioè non solo per le solo chi, perché comunque bisogna anche capire ogni volta chi è. Secondo me conta molto di più chi è che fa da playmaker per la squadra. Ok, ci sta, ma secondo me ha performato troppo. Io massimo rispetto per quel top laner. Vischio, ma tu chi hai votato? Io non ho votato. Chi è che ha votato qua? Immagino Foma Evan. Foma Evan. Ma nessuno mi ha detto che potevo votare. No, ancora no, una volta. Ancora una volta. No, ma non ho che... Che è sta storia? No, no, no. Infatti tu non puoi votare. Eh tu... no, certo che posso votare. No. Perché puoi votare? I coach votano. Ma i coach e anche staff in realtà. Sì, ma il voto è uno. No, sono due. Sono almeno due a squadra. Due a squadra? Perché teoricamente dovrebbe essere... No, due. Perché teoricamente dovrebbe essere il giocatore e un coach, se non ricordo male. Può essere, eh? Non mi ricordo, dovrei riguardare la mail, ma non me lo ricordo. Se scopro che ha votato Sisma, lo picchio. Non lo so, non dai. Lo so. Per forza il coach è uno a caso. Immagina dare diritto di voto a Vischio. Scusa, allora. No, immagina dare diritto di voto a Vischio. Sappi che qua c'è tanta neutralità. Quando voglio. Quando vuoi. Quando voglio. Comunque io avrei sicuramente guardato i numeri e numeri alla mano, un pensierino su Tabba ce l'avrei fatto. È vero, Tabba per molto. Sì. La top allora, ricordiamo sempre, si decide l'MVP dello split regular sì. Season. Sono fondi di regular. Io a me questa realtà non piace tantissimo. No, neanche a me. Però sei troppo influenzato dal Sonic. No, la regular. No, più che altro, cioè è giusto darlo in realtà è giusto split. Darlo a
a chi ha performato meglio nel corso di uno split molto lungo. Sì. Nel corso di uno split molto lungo. Poi, se vuoi, alla fine della finale fai l'MVP della finale e basta. Se parlavamo di Spring, anche di playoff, Sonics e Gabbo lo prendevano. Lo rubavano per forza. Lo so, però mio fratello rispetto Massimo. Vabbè, nello Spring Split aveva fatto uscito pure una ciua di 20 metri. Attenzione, Goldfish, sai chi è l'MVP? E diccelo, Goldfish, dai. Cavolo che lo sai chi è. Immagina, non ci sono le linee guida sul secondo. Tra l'altro io so chi è l'MVP, ma non posso dirlo. Io dico che è The Ace, ma senza neanche pensarci. E io però non lo darei a The Ace. Ma tu hai votato? Sì. Ah. Ma non lo darei a The Ace. Non lo daresti a The Ace? No. L'ho messo tra le mie preferenze, ma... No, non glielo darei... Ma... Ma perché comunque e lui rappresenta quello che è il problema degli outplayed in questo split. Cioè il problema non è che lui è la il problema, Massimo. Appunto, lui è la soluzione ai problemi che hanno gli outplayed, ed è questo un problema, perché tu devi sempre affidare un giocatore solo a un solo giocatore. E... hai messo click tu anche, quindi. Come? Hai messo anche click. Non mi ricordo. Ammetto sinceramente, non me lo sto ricordando. Giustamente qua le statistiche sono mandate a quel paese per colpa di quel campione del cavolo che è Senna. Vabbè sì, quello è, purtroppo non aiuta su tante statistiche. Però, cioè vedi lì, hai delle fortissime individualità che non riescono però a performare bene come squadra, bene come team. E quindi dipenderà anche come si svegliano. Cioè, se gli outplayed si svegliano, il piede è giusto. E tutti quanti, Stan Boss, che finalmente l'ho visto un po' meglio in questi playoff. The Ace, Lindgaard, forse è l'unico che gioca un po' più ragionato. Gli altri sono quasi tutti super aggressivi. Sì. Super aggressivi, praticamente. Anche Angry Panda, praticamente si lancia per portare qualcosa. Guarda questo dato. Guarda questo dato. Qual è? La percentuale di danni all'interno del team di media. Non lo vedi là? Ah, non ci arrivo a vederlo. Ah, ok, grazie. 33,3%. Il più alto è Xonix? Ma di tanto. Che un terzo del danno del nostro team deriva da Xonix. Cioè, ma guarda anche di Ace. E lì è il terzo, è 28,6. Sono 5% tanto, So. Tantissimo. Ma comunque fa capire... No, ma Diest infatti per me è. Poi DPM, però... chi pensi che ci sia qua? Però secondo me mentre è la soluzione, secondo me è un dato buono. Rappresenta anche il fulcro del problema. Perché se tu devi sempre praticamente affidarti a lui, sì. Cioè se il team, il problema è che se il team, comunque Diest non ti tira il coniglio fuori dal cilindro. Perché se il team non riesce ad apparecchi, cioè se tu gli apparecchi la tavola, Diest arriva, fa 1v5 tranquillamente, tanto il suo team gli ha apparecchiato la tavola, gli sistemano tutto quello che doveva sistemare, arriva lui, bam, e prende tutto quello che deve prendere senza alcun problema, molto tranquilla. Ma se il team non riesce ad apparecchiare perché va troppo in svantaggio nell'early game, come troppo spesso accade, o poi inizia a perdere gli obiettivi, non riesce a gestire l'intera mappa ma riesce a gestire solo zone di mappa, e di est poi non è che può fare i miracoli, o può fare, cioè, ha fatti. Ne ha fatti un po', ma una cosa è in una best of one, in una best of five io non credo nei miracoli. Vabbè raga, basta parlare di best of five, servono non per è lui. Altro ci ha detto che non è lui. Vabbè, no, che c'è, quindi niente. Però c'è un hot take di Elvis Powell che dice: farò l'hot take più grande e più hot che io abbia mai fatto. La colpa più grande dei fallimenti recenti di Mashko quali? Non è Raresh, Kerberos o Sof, ma Cristo. Perché? No, io non sono d'accordo. Le sue draft sono ottime solo per sopprimere team più scarsi e dominare a livello nazionale, ma appena si esce fuori si scioglie come neve al sole. Questo è un altro discorso. Spero ovviamente di sbagliarmi già da questo split. No, lui ha perfettamente ragione, perché è così che piace giocare scaling a Cristo. Cioè non è che stiamo dicendo una nostra opinione, è così di fatto. A Cristo piace giocare a scaling, lui gioca a scaling, ma abbiamo visto benissimo che, come dice lui, giocare a scaling è uno stile di gioco che ti va bene quando giochi contro team che sono sulla carta più scarsi, e in Italia sono tutti più scarsi dei match sulla carta. Qualche partita la puoi anche perdere. Secondo me, ha detto, spero di non sbagliarmi per questo split, due parole
le dico così al volo, secondo me si sbaglia solamente per durability patch. Anche la durability patch, ma bisogna anche dire, non so se qualcuno l'ha notato più di tanto, ma bisogna dire che il questo split match hanno cercato tantissimo di migliorarsi proprio sull'early game. Fino allo scorso split c'erano molte più partite in cui i Machko cedevano, concedevano qualcosa tanto in early, poi vabbè erano troppo più forti, andavano avanti e si portavano a casa le partite senza problemi. Ma no, dai. No, dai. Non è successo niente. No, dai. No. Non l'ho letto io. No, meglio, tranquillo, ti preoccupare. Da dove sta? Niente. Stavo per fare il tossico, Ray. No, ma io non lo trovo però. Stava per fare il tossico. Ah, ha cancellato pure quello. Ma questo split invece match, secondo me, hanno studiato proprio su questo. Anche prendere Asidi è stato in quest'ottica. Cioè, almeno sappiamo che è in top lane. Siamo tranquilli perché in early non perderemo più di tanto. No, certo. È certo. Stato anche in quella. Sì, come contro sì, il Cyberground. Ragazzi, ci sono dei team che se vai 0-6 te lo fanno capire. È vero, non serve mandare indietro GP perché non serve a niente. Però comunque serve prendere. Sì. Secondo me. Quindi, infatti, secondo me, questo split all'European Masters, i match, secondo me, faranno qualcosina di più. Che non significa passare il girone. Ma dipende sempre da chi trovi, non è che dipende da sempre da quello chi trovi. Che puoi fare. Cioè, sicuramente sono in grado di far vedere di più perché comunque è il lavoro di Cristo sull'anno. Però su questo aspetto Elvis ha sicuramente ragione, cioè in Europa non funziona così. Sì, è quello che abbiamo visto. In Europa per andare lontano, ma paradossalmente mi ha detto la stessa identica cosa Freddy, coach dei Rogue. Mi ha spiegato la stessa identica cosa. Che la differenza che poi c'è fra le squadre europee e quelle cinesi e coreane. Lui ha detto, l'Europa ha il problema che a livello internazionale nell'early game subisce troppo. Poi magari nei teamfight i teamfight li sappiamo giocare allo stesso livello, ma se ci arriviamo che siamo troppo indietro, è ovvio che arriviamo ai teamfight e quelli hanno anche mezzo oggetto in più. E noi li perdiamo i teamfight. Perché in teamfight le squadre europee hanno imparato a gestirli allo stesso modo di quelle cinesi, quasi allo stesso modo di quelle cinesi e coreane. Ma se in early vai troppo dietro diventa un problema. Mi ricordo scorsi mondiali, la partita dei Rogue contro i Damwon Kia, che a un certo punto avevano perso tutto tranne Ansama, che stava tipo avantissimo, aveva tutte le risorse lui, stavano quasi per sono messi a buon punto per addirittura vincere quel game, ma nel momento in cui Damwon Kia hanno fatto click su alcune cose e hanno sfruttato i vantaggi che avevano su Doamne, che era non indietro, era nella partita precedente rimasto praticamente, non fare una vischiata per quasi non fare una vischiata, e Odoamne che praticamente era indietrissimo, se ve lo ricordate, quindi non poteva essere effettivo come volete, e Freddy diceva questo: quello che dobbiamo migliorare in Europa è migliorare nell'early game, migliorare in particolare nelle best of one. Ok, perché noi siamo abituati a fare i playoff, ma nelle best of one non siamo abituati, perché lui ha detto non servono le best of 3, serve migliorare l'approccio nelle best of 1, in cui dobbiamo sapere che, perché comunque per andare avanti ai mondiali tutti sanno giocare le best of 5, ma per andare avanti ai mondiali, cioè per arrivare ai gironi, devi sapere giocare le best of 1, perché quando tutti dicono ma Cina e Corea si fanno molte più partite, giocano molte più partite, per questo sono avanti, vero che giocano molte più partite in Cina e Corea, ma è anche vero che i mondiali, il group stage, si gioca in best of one. Non è che si gioca in best of three, quindi vabbè, sono abituati a giocare in best of three, quindi sono meglio. No, si gioca in best of one. Quindi a quel punto che cambia? Che senso ha? Io sto impazzendo per una cosa. Sto impazzendo per una cosa, scusatemi, ma stavo sentendo, chiaramente, li stavo ascoltando. Sì. Però prima Pesce ha detto proprio... qualcuno di PG ha lasciato qualche indizio. E quindi tu sei andato a guardare tutto. Porca miseria, mi sto spulciando tutto. Pesce, non dovevi farmelo, ti prego.
Quindi vuol dire che i groups ci arrivano visto che vincono i Cyberground. Io non penso che domenica vincano i Cyberground. Non è impossibile. Giocano domenica? Sì, sì. Ah, non è martedì o mercoledì? No, sì, domenica, domenica prossima. Ah, ok, me l'ero perso. È una finale. Sì, 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 è la finale di Loser Bracket. Domenica che ora? Sempre 19 al solito? Yes. Sempre 19. Squadra che vince non si cambia? Come orario intendo. No, certo. Come orario. Invece i cambi di questo split mi hanno dato più l'idea di fare un passo indietro, cioè hanno rinunciato ad una squadra leggermente meno coerente all'idea di draft del coach per prendere player più performanti ed esperti per tenere botte. Nel caso vince di forza bruta con players come Asidi e Siboy. Ma è quello che serve in Europa. Che tra split dominanti e fase finale o master sono più una sicurezza di quello che possono essere Kerberos e Sof. Oh, cioè perché quando andiamo a fare fatica a vincere anche contro la squadra greca e la squadra o la squadra portoghese, questi che ci troviamo, allora uno dice, allora c'è qualcosa che non va. Perché quelli vincono? Perché quelli in early ti spingono a 3000 in early. Tanto sanno che poi nello split scorso era un meta in cui le partite finivano a 23 minuti sostanzialmente. No? Sì. Non c'era la durability patch, quindi spingevi a 3000 nei primi 10 minuti. A quei tempi parliamo di un mese fa, due. A te piace la durability patch? Io devo ammettere che apprezzo questo stile di gioco. Quando Revi comincia con "a te ti piace" di solito finisce male. E invece no, invece io devo dire che questo stile di gioco a me piace di più. Io sono della scuola Cristo da questo punto di vista. Mi piace vedere teamfight prolungati, perché mi piace vedere le squadre saper gestire cooldown, via dicendo, gestire il focus. Mi piace avere questi teamfight che durano un po' di più e che non fanno teamfight non finito. C'è niente di divertente nel vedere un bersaglio che fa così. Niente, non c'è proprio niente, a meno che tu non sia la persona che lo sta facendo. Ecco. Cioè, okay, lo capisco, io lo capisco la perversione degli assassini, che sono divertenti perché ho premuto un tasto ed è esploso, che bello, mamma! Ok, va bene. Però, in un fight a livello competitivo non è bello. Giusto. Comunque vorrei aprire una fondazione. Attenzione. Di Revil in questa live è stato vessato come poche volte. Vero, ma non solo in questa live, direi. Oggi dal vivo, esatto, oggi dal vivo. Ti sei sentito vessato oggi? Molto vessato, sì. Nel senso un pungolato. Sempre, sì. O nel senso che preso in giro, ammartoriato di parole. Bravo. Bravissimo, sono fiero di te. Anche in questo momento ti hanno vessato. Ora io non vorrei dirtelo, ma è a layer. Tornando al disco. Poverino, non è vero. Che bello vederti dal vivo per la prima volta. Tanto, voi non ci chiedete, ma è la prima volta che vedo tutti dal vivo. Che si prova, diciamo. Ma devo dire che non è che cambi molto, nel senso che non abbiamo le cuffie. Vi ho imparato a conoscervi e quindi siete sempre gli stessi anche dal vivo. Però ovviamente vedervi dal vivo, riuscire a fare una trasmissione di questo tipo dal vivo in uno studio così è sempre tutta un'altra cosa, piuttosto che stare a casa mia che è un po' troppo sì, poco professionale. Così si fa vedere che sono seduto di merda, però non è, la vedete non l'abbronzatura, scusate, la scottatura. Non si vede. Di vischio? Non si vede. Sembro solo abbronzatissimo, guarda. Poi non fare mai più questo movimento. Questo è man spreading, questo non si fa. A mio fines. Fallo vedere. La voglio vedere. Così. A mio penis. Guarda che la differenza. Si vede la differenza che là sei più bianco. Si abbassi, si alzi poco. Ma perché qua dietro sono completamente ostionato. No, qua la linea si vede. Si alzi poco. Vedi la differenza. Sì. Guarda che differenza che c'è. Cioè, radiante proprio. Raggi gamma. Sta per trasformarsi in un male. E piede. No, ma adesso è su. 100 follower. Grazie. Vischio sta per diventare un ma chissà deep. Quanti ne abbiamo presi su OnlyFans. Mamma mia. Che stacco di coce, dice Stefano. Grazie Stefano, grazie. Non va bene. È che non si muove più di così. Cioè sta proprio so, 30 visto anni. Che ma facciamo la formazione del fantasy. Sì, ma volevo leggere. Allora, dimmi, sì, fai tutto. Perché Diego ci dà aggiornamenti continui. E l'aggiornamento continuo. Come siamo contro la Danimarca? Abbiamo vinto. Passiamo alle semifinali contro Francia o Brasile. Bravi. Let's go. Grandi. Obrun. Dani Pitbull.
e Ercaccia, se non ricordo male. Io dicevo anche Hollywood, perché Hollywood e Coach, ovviamente. Okay. Ovviamente dovrebbe esserci anche Daniolf, forse, che fa parte del coaching staff della nazionale, ora non mi sto ricordando. Hollywood sicuro, quello 100%. Siamo in semifinale. Vedete perché i mondiali, ai mondiali qualcosa funziona? C'è una nazionale di calcio che va al mondiale e fa quello che dovrebbe fare. Sì, quella ufficiale. Questa. Ed è quella digitale, non ma siamo virtuale. In semifinale, è buono. Oh, calma, già in semifinale. Cioè, almeno questi sono qualificati al mondiale. Sì, infatti. E sono pure in semifinale. Sono pure in semifinale. Vogliamo paragonarla? No. A quelli? Non paragonarla. A quelli là che non voglio nemmeno nominare. Quelli! No. Quelli? Quello lì che mi sbaglia due rigori consecutivi contro la diretta concorrente? Mille! Abbiamo perso contro la Macedonia del Nord. Madonna. Perché devi tirare fuori queste cose? La Macedonia del Nord. Stavo parlando del mio stacco di coscia, nel senso che lì si stacca. Abbiamo consentito a chiunque di prenderci per quel posto, facendo le peggio battute sul siamo alla frutta. Qualsiasi cosa. Questo è Ercaccia. Sì, sì, esatto. Danny Pitbull subito dopo e Obrun a destra. Campione d'Italia. Campione della Iseria. Ex campione d'Italia. Campione della Iseria Team. Ex campione della Iseria Team. Ercaccia che ha fatto una fantastica stagione. Che ha chiuso, tra l'altro, anche. Cioè, ha fatto anche il mondiale. Sì. Quello per singoli, per giocatori singoli. Questi sono i tre giocatori. Non sono solo i tre giocatori della, della I nazionale. Che voglio ricordare, è la I nazionale targata FIGC. Cioè FIGC significa che è ufficialmente la nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non sono tre che hanno messo una maglia azzurra. No, sono ufficiali. Cioè come la FIGC dalla maglia azzurra a Chiesa, Belotti, Mobile, chi volete voi, l'ha data a Ercaccia, Dani Pitbull e Obrun. Ua, è la nazionale italiana di eSports su FIFA, ovviamente. E voglio dire, domani il 30 alle 13:15 si rigioca? Sì, fantastico. La semifinale domani alle 13:15. 13:15, ottimo. Contro Francia o Brasile? Francia o Brasile, esatto. Arbitro Moreno infame. Dopo che perdemmo contro i pescatori della Corea del Nord, non mi stupisco del Sud, non del Nord. Quelli... No, contro il Nord abbiamo perso. Contro la Corea del Nord? Sud. Noi abbiamo perso contro la Corea del Nord negli anni 60. Non mi ricordo se era il 66 o 68. Però, ma perché è rimasta. Perché è rimasta storica quella sconfitta. Con la Corea del Nord, porca miseria. Ora, non ricordo l'anno esatto, qualcuno sicuramente, però cioè mio padre me la ricordava sempre, perché invece sempre. La Macedonia del Nord non va bene. Contro la Corea del Sud ci abbiamo perso nel 2002. Sì. Al Golden Goal. Moreno. Non Golden Goal, è supplementare, quando arbitrava Moreno, esatto. Sì. Quando arbitrava Moreno. Ragazzi, la Corea del Nord Con la Corea del Nord ci abbiamo perso, non mi ricordo, 66-68, non mi ricordo che Io mi ricordo quando è successa quella cosa terribile. La Corea del Nord fece una figuraccia a barbine ai mondiali. I giocatori sono tornati, si vede che escono dall'aereo tutti con la faccia china. Non si è più saputo nulla di quei giocatori per un sacco di tempo. Lavori forzati probabilmente. Oppure semplicemente quelli fortunati. Quelli fortunati, ecco, esatto. Fortunati. Senti, c'era un messaggione di Elvis e poi passiamo alla formazione. Vai, tornando vai. Al discorso che avevano fatto di atleta come braccio e Mashko come mente, ora i Mashko con questo roster sono diventati una via di mezzo che possono ricorrere entrambi in conseguenza del game. Esatto, esatto, giusto. La questione è che queste mezze cose spesso non portano a successi. Lì sta il coach. Dare la giusta linea e far capire quando conviene l'una, quando conviene l'altra. Come sfruttare. Cioè, tu in questo momento, Chris, ha a disposizione tutto quello che può avere. Sta a lui capire come gestirlo e come ovviamente applicarlo. Sì. La bravura sta lì. Gli auguro ovviamente di mostrare tutto in Europa. Che lo auguriamo sicuramente. Possiamo passare alla formazione del Fantasy LEC, che la scorsa settimana, se non la facevo, era meglio. Vabbè, sto giro credo che, a parte ci sono partite oggi veramente, perché abbiamo un Vitality XL che non perdetevelo, è un Mad Lions Fnatic. E qui what? Lo dico. Che è what? Successo? Cosa mi sono perso? Ah, non hanno fatto la scusate. C'era Motoriro.
No, no, arriva, non vi preoccupate. Comunque sì, ma aveva a che fare con lo zio di qualcuno. Ok. Sì. Secondo me comunque era anche col cane, tipo lo porto io, no? Sì. No, no, ma comunque i maiali sono anche animali da compagnia, si tengono a casa, si fanno passeggiare. Certo. Io una volta... Ha detto lo porto io. Sono molti cinghiali. Quando l'anno che ho vissuto a provincia di Lucca, un giorno con la mia... Ancora non era la mia moglie, quella che poi sarebbe diventata mia moglie, siamo andati a fare un giro a Pisa. Ok. A trovare ovviamente Trurian. No, certo. Non è vero, ancora non lo conoscevo, no! Però, però era sicuramente lì. Molto bella. Sicuramente lì. Molto bella. Abbastanza. Beh, ci ho vissuto 3 anni a Pisa, quindi non è che dici sono quello che non sa nulla di Pisa o che non l'apprezza. Ma parcheggiamo. Sì. Più o meno zona vicino torre. Vicino alla torre. Parcheggiamo, giriamo, svoltiamo l'angolo, passiamo davanti a una villetta e c'era un maiale. Ah. C'era un maiale. Quel maiale era Bill Gates. No, scusate. No, c'era un maiale lì dentro la villetta che insieme a un altro cane, altre cose, insomma. Farmava. E qualche settimana dopo abbiamo trovato l'articolo sul Tirreno, giornale locale. Il prosciutto di Lucca. No, oh. Sul Tirreno che parlava proprio del... raccontava la storia di questo maiale tenuto in casa da questo e dice no guarda è quello che abbiamo visto noi, pazzesco, maiale famoso. La possiamo fare, però se la fa Deugemo è meglio perché c'ho il pizzo. Si deve fare lui, guarda, sì, guarda, faccio così, allora eccolo quello che è, quello che io ho pensato è che sicuramente si può puntare su G2 Esports. Giocano contro i BDS, anche se ricordiamolo, l'unica vittoria dei BDS in questa stagione è arrivata proprio contro G2 Esports. Io ho fatto una cosa e adesso ne voglio approfittare perché l'ho appena craftato, ce lo butto subito così. Va bene. Poi okay, ora ci arriviamo. Quindi due prendeteli, io prenderei due giocatori dei G2 e due G2 col coach. Sì. Ah, coach G2? I Misfits, dei Misfits non mi Zanzara, io ma Pifauria. Lo so, però il primo game di uno che ritorna vuole spaccare il mondo. Io aspetterei. Va bene. Comunque due giocatori dei Rogue li metterei ugualmente. Cioè io metterò due giocatori dei Rogue, due dei G2 Esports. E poi sai, io ho messo Visi Ciacci. Alla fin fine gli Astralis si giocano contro gli SK. Sì. Perché no? È un game abbastanza open. È il top lane, che se ne frega il top lane, fa, non fa, si può mettere secondo me. Anche perché Vitality XL e Fnatic Mad Lions, io vi ricordo sempre che sono uno che si caga sotto, non c'è il coraggio di rischiare e quindi lo sto facendo, ecco appunto, e quindi anche perché secondo me vincono i Mad Lions 5-7. Sì. 5-6, non possiamo andare 5-7, è impossibile. Vincono i Mad. Io non ci credo che in una settimana non hanno aggiustato la mental, che hanno completamente bruciato nel game con i Rogue. Ma la mental non va da 3 settimane. No, no, aspetta, contro i Rogue si stava vincendo. I Rogue avevano proprio, era gratis quella partita, doveva semplicemente cliccare e gliel'hai lanciato addosso. Poi hai semplicemente, hai fatto un errore e sei impazzito. Impazzito, esatto. Completamente. Si è visto anche il giorno dopo in cui non hai giocato. E secondo me non... Il game più umiliante fino a ieri. Poi si è giocato ieri, quindi l'ha sostituito. L'Academy intendi, sì, cioè nel senso il game più umiliante che abbia mai visto. Vincono i Mad. I Mad per ora sono troppo più in forma. Troppo. C'è quel due Lio Janiski che fa quel che vuole. Dipende, ancora qua è un game in cui dipende Razork. Humanoid dipende da Razork. Sì, ma Humanoid non ti fa le giocate da Razork. Levo Wunder. Che già lo so, che... appunto, è quello il problema. Io non ce la vedo una vittoria dei Fnatic. Non è oggi la vittoria dei Fnatic. E domani giocano contro i BDS. Invece, quella deve essere la partita in cui deve ripartire. Scusando il gioco di parole, il percorso dei Fnatic in questo. Perché poi chiudi la settimana con una vittoria e rimetti tante cose in discussione e ti prepari per lo sprint finale che mancano l'ultimo 2 settimane, perché se perdono pure con i BDS direi che possono salutare i playoff. Vitality XL è un'altra partita in cui secondo me vinceranno gli XL, anche perché i Vitality in questo split vinto, se non sbaglio, la prima partita della settimana solamente una volta nella Super Week. Poi quasi tutte le volte una volta hanno fatto 2-0, sì. Ok, ma tutte le altre volte hanno fatto 1-1, perdendo la prima e vincendo la seconda. Sì. Tra l'altro quando giocano tardi è sempre peggio, anzi oggi giocano alle 20, quindi non è nemmeno troppo tardi per i Vitality, perché anche loro hanno una vita sociale prima, nel senso anche per loro diventa tardi a un certo punto.
Però allora, se dovessi fare una formazione messo... conservativa, vi direi 2G2, 2 Rogue e un Astralis. Ti ricordo che gli Astralis giocano da casa e VC Choci ha il COVID. Sì. Ok. E io l'ho messo appunto, infatti, proprio per questo. COVID buff. Sì, decisamente. Broken COVID buff. È come una moglie. COVID buff. È vero, mi confermi che i top laner col COVID giocano meglio? Yes. Perfetto. Conferma, è arrivata la conferma dalla regia. Qual è il top laner che devo chiedere a Gabbo? Chiedo a... Aibo. Aibo. Aibo? Sei sicuro che era Aibo? Era Aibo. Ah, Aibo, perché tu dici come mai non è finito in LEC? Che dici, uno fa tanti provini, poi non è detto che vada a buon fine, perché durante i provini può davvero succedere di tutto. Hai un Gabbo in testa. È vero, Gabbo? I provini, che i provini possono andare in qualsiasi modo, i tryout, dico. Sono d'accordo. Sei d'accordo su sono questo? D'accordo. Perfetto, meno male. Mare, come stai? Mare, come a casa come va? Ma buono, già baciato voi, dai. Vuoi vedere con noi, Gabbo? No. Vabbè, ma non ci parli con i tuoi. Non lo sai come... Vieni qua, dai, vieni. Gli ultimi due minuti, vieni qua. Siete allora, due secondi ci dobbiamo mandare. Ma sì. Male, allora. Perfetto. Ok, ottimo. Attento che lì c'è una luce. Ma mi piace. Prima luce. Che diventi tutto blu, occhio che questo è messo okay, alto. Ok, fatto, tranquillo. Ce l'hai fatta, fantastico. Ce l'abbiamo fatta. Viva la Sicilia. Sempre e comunque. La Sicilia è tantissima. E viva la Drenagria. Hai preso il COVID? No. Vuoi prenderlo? No. Non ti mannaggia. Non ti bacerò, no, non ce l'ho più. Ma per fortuna, ma meno male. Infatti io ho aspettato che lo prendeste tutti, così dico ok, ora ci posso andare. Ora posso venire. Ora ci posso andare. Non posso abbassarmi qui. Penso di sì, credo che ci sia, non so se si deve girare questo o se devi fare semplicemente così, no? Non lo forse so, ragazzi, è già più comunque basso. Non fa niente, sono per la prima volta in vita mia alto. Vedi, altissimo. Tu stai seguendo un po' LC? Assolutamente, no. Assolutamente no, io ero concentrato, ragazzi, dovete capire che io ero concentrato molto sulla mia performance individuale nella Lega delle Leggende e della squadra, ovviamente. Vabbè, ovviamente io non posso cambiare le mani. Senti, ma questa storia della top lane isola, isola solitaria, in cui succedono cose che non frega niente a tutto il resto della mappa, succedono cose lì e nessuno se ne frega, ma è vera, una leggenda, io non un fondo di verità? Tu l'hai guardata outplayed contro Atleta? Sì, quella era una dimostrazione di come esatto, la top lane 0-0-0 per 20 di minuti di come la top lane tutti i game di Cilana ha played 4 game su 4 assolutamente inutile top lane. È successo nulla in top lane 4 game su 4. Maetti c'ha una corsia nera sopra, sì, no, non c'è niente da fare in top lane, niente. Ma perché? Perché è inutile, cioè, c'è ma è questione dei campioni che si utilizzano e quindi dici no, inutile che gli vada a dare vantaggio. Aspetta, mo la 12.14 perché gli obiettivi dei primi 20 punti stanno nella bot lane, no, anzi nella 12.14 buffano pure i draghi, quindi ancora di più ciao top. È questione del fatto che nella bot lane ci sono due campioni. Aspetta, quindi se tu vinci bot lane sì, certo, questa è una questione di numeri, esatto. Tu hai due campioni che vanno avanti, esatto, e due campioni che vanno indietro, mentre se vinci top lane è uno, no? Uno e uno, sì, esatto. E comunque anche se hai un top laner che è avanti contro la bot lane che è avanti, è la bot lane che vince sempre, a me, perché generalmente vince sempre il ruolo con due più persone, numeri, is better than questione di numeri e soprattutto cioè AD carry e support non ucciderai mai entrambi, insomma, perché il support farà sempre peeling su AD carry e roba del genere. Sei bravo. Chi vince le PG Nationals? Mago? Yes. Contro Outplayed o Cyberground? Outplayed. Quindi anche tu dai gli outplayed contro 3-0 outplayed contro Cyberground. Siete così 3-0? Ed è il secondo che lo dice, ma è soprattutto il secondo che ci ha giocato contro, quindi che ha idea di cosa significhi. Anche se non avete affrontato i Cyberground in una best of 5. Guarda, la però Coeus sì. Direi che Coeus, bot, sì, bot diff e mid diff. Sì. Sì. OP ha una bot lane e la una mid lane. La top lane è tutto che inutile, quindi Elif non può fare nulla. Ma anche se fosse nessuno dei due player è un player che può fare 1v9, quindi sì, mid bot di outplay sono troppo più forti, quindi per me 3-0. E poi in finale che vincono invece i Magico 3-0 pure quello. Esatto. Avete domande per Gabbo? Di qualche tipo prima di chiudere? Mi vado in bagno 10 minuti e c'è Gabbo. Che mi sono perso? Che mi sei perso il Gabbo? Il Gabbo. Potevi non andare in bagno. The Gabbo. Senti, ma prossimo split ti rivediamo in giro?
Pensi se la gente, se la gente mi vuole, sì. No, sto scherzando. Comunque non c'eri quest'anno a Lettera Comics. A me questa cosa mi è rimasta qua. Non ti potevano mandare solamente quel weekend? Piedela con qualcuno qui. Cioè, della, non ho capito. Della regia. Questa cosa che a Lettera Comics non c'era Gabbo. Onesto. Mi ha tiltato. Era proprio guarda. Game day, se non sbaglio. No, ma era domenica. No, no, era mercoledì, domenica. Era tipo il weekend. Da giovedì alla domenica era. Dell'inizio del PG. Era il weekend in cui sono venuto qui. Sì. A Roma. Era il 2 giugno. Sì, sì, sì. E io a Roma sono il primo. Il primo giugno. Era appena iniziato. Per come è andata, voglio dire, potevi stare un altro giorno e poi ripartivi. Venuto per me. Venivi anche tu, lo accompagnavi. Questo non l'ho mai detto io. E poi risalivate insieme, vedi? Poi risalivate insieme. Sarebbe stato molto meglio. C'era pure God Pesh a Lettera Comics. Sì, sì, addirittura. Sì, certo. Mi sono fatto pure la foto con lui. Mamma mia, ma col Pesh. O è lui che si è fatto la foto con me. Guardate com'è la situazione. Ma aveva il Pesh in testa? Sì. Ma avevi questa camicia quando siamo andati a Lettera Comics. Esatto, ero vestito esattamente uguale. Non aveva il braccialetto nuovo? No, non l'avevo ancora esattamente. Ci abbracciamo per chiudere? Sì, ci abbracciamo tutti? Signore, è stato un piacere. Non era l'ultima puntata, perché noi ci vediamo il 5 agosto, che è venerdì prossimo, per l'ultima puntata della stagione. Faremo gli auguri anche al nuovo splendido trentenne Gabbo. Ma Gabbo non fa 30 anni, però lui è ancora giovane. Però è fatto proprio perché è giovane, gli facciamo gli auguri. Dai, trentenne, che auguri gli vuoi fare? Non dato oramai. Gli auguriamo di fare, di rimanere ovviamente al PG Nationals anche prossimo split. Ma te lo meriti, Gabbo. Ma speriamo di andare altrove, cioè, magari no, anche nel ma dove? Sì, se, no, vedete come lega. Cioè, che vai nell'FM, no, in un altro team. No, no, un altro team. Un altro team in un'altra lega. Ok, un altro team in un'altra lega, perfetto. Okay. Esatto. E quindi, grazie a questa puntata dal vivo, tantissimo a Bischio, Gabbo, come è venuto prima, la regia. Che finalmente la ringrazio dal vivo, la regia, grazie. Grazie, regia. Splendidi. A Revilvage, ovviamente, il nostro carissimo amicone. ci rivediamo appunto venerdì prossimo. Per l'ultima puntata di questa stagione, poi c'è la pausa estiva, ma tanto finisce tutto, quindi noi veniamo qua a raccontarvi che cosa. Vabbè, c'è la finale. Finisce la regular season delle sì, finisce la finale del PG. Gabbo Analyst Desk e Deidara viene il top di azienda. Gabbo all'Analyst Desk. Ci vai? Tu ci vai in Milano? Non lo so, ma mi hanno invitato, ragazzi. Allora non ci vai. mi sa che domenica, non va bene, mi sa che non ci vai domenica. E noi vi diamo quindi appuntamento a questo punto. Venerdì prossimo, grazie mille ancora per essere stati qui con noi, è stato fantastico farlo per la prima volta dal vivo, soprattutto dal grazie, vivo, incredibile. È incredibile, è tutta un'altra cosa, sei diverso. È troppo forte. Troppo più forte dell'universo, troppo forte, troppo forte. E stavo dicendo grazie a tutti quelli che ci seguono come sempre, all'amore che chi ci lascia danno. Un follow, chi lascia una sub, ricordiamolo, Revilvage sempre alla fine, si devono dire queste sempre. Cose giusto, sempre, perché la gente vede il contenuto che noi esatto. portiamo. E poi lascia la sub, così poi si ritrova dopo. Per quindi, forza. Perfetto. Perché anche... se prima chiedi il sub senza che vedere il contenuto, giusto, sei stronzo. Alla cieca. Blind pick insegna Gabbo che blind pick no. non si fanno. Quei quei video di YouTube. No, mai fatto. Ragazzi, mai. Prima no, mai, fatto. Mai, mai, mai fatto blind pick. Mai come quei video di YouTube. Ogni blind pick mai. Due minuti. Ragazzi, prima di iniziare il video mettete like e scrivete. Ah, fammi capire prima cosa fai, no? Esatto, giusto, giustissimo. Infatti io anche quando faccio video YouTube, iscrivetevi al canale, lo dico alla fine, giustamente prima vedono il contenuto, poi dico iscrivetevi al canale. Vuoi dire pesce, lo dice alla fine, anche pesce, pesce, no, pesce dice alla fine, perché non li fai tu i video, ti sei dimenticato, giusto, dalla gag, dicevo. Sì, ho dimenticato, sono vecchio, ho superato i 30 anni, lui lo è davvero, è normale, sì, per davvero. Ovviamente anche chi lascia un commento, anzi ripeto, è sempre bellissimo vedere questa chat sempre piena, che scorre, che va, che parla, si discute, quindi grazie davvero a tutti, per oggi è davvero tutto. Ciao Gabbo, saluta. Ci vediamo. Buona fortuna agli eSport a tutti. Buoni sport. Luck in eSport. Giusto. Buon fine. Ciao, alla prossima. Buoni sport a tutti. Ciao. Ciao.